Telespettatori della 7, benvenuti. Vogliamo aprire con il caso di una donna scomparsa nelle campagne di Grosseto. Si chiamava Francesca Benetti, si sospetta un omicidio. Oggi un uomo, il custode della villa, è stato fermato. Chiediamo tutti gli aggiornamenti alla nostra inviata Beba Maturo. Beba. Sì, salvo. È stato fermato domenica scorsa Antonino Angelillo, 69 anni, pastore siciliano, e oggi il GIP di Grosseto ha convalidato la misura di custodia cautelare in carcere. Bilella è accusato di omicidio volontario e dell'occultamento di cadavere di Francesca Benetti, 55 anni, milanese, la donna che è scomparsa da Follonica il 4 novembre scorso. Francesca Benetti era venuta in Maremma 2 anni fa dopo la morte del marito perché voleva rifarsi una vita, ma soprattutto voleva trasformare in un bed and breakfast villado la villa che forse intravedete alle mie spalle, e per questo si avvaleva dell'aiuto di Antonino Bilella, il quale occupava l'appartamento al pian terreno di Villa Adua e si occupava dei 20 ettari di boschi e oliveti che circondano la tenuta. Dopo la scomparsa della donna il 4 novembre la denuncia è stata fatta dal compagno di Francesca Benetti, il 5 immediate sono partite le ricerche sia a Follonica, dove è stata ritrovata la macchina della donna nei pressi della stazione, sia a Villa Adua, dove i RIS hanno riscontrato diverse tracce presumibilmente di sangue nell'appartamento al primo piano dove la donna trascorreva di solito l'estate, sangue che pare sia stato lavato nel tentativo di pulire la scena e la cui traiettoria è compatibile con il trascinamento di un corpo. Secondo le accuse, Bilella infatti avrebbe ucciso Francesca all'interno della villa per poi nascondere e disfarsi del corpo nei boschi. Tuttavia le ricerche avvenute anche con l'aiuto delle unità cinofile fino a questo momento non hanno portato a nessun riscontro. La procura non esclude neanche che Bilella si sia avvalso dell'aiuto di un complice. Lui tuttavia dal carcere nega qualsiasi addebito, e oggi durante l'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere. Con noi c'è l'avvocato Francesca Carnicelli, difensore di Antonino Bilella. Avvocato, quali erano i rapporti del suo assistito con Francesca Benetti? Il signor Bilella aveva esclusivamente dei rapporti lavorativi con la signora Benetti, rapporti che non erano di dipendenza, e quindi vorrei precisare che non temeva di essere licenziato, erano rapporti nascenti da un contratto agrario in virtù del quale il Bilella viveva all'interno di Villa Adua. Oggi è stato confermato il fermo, abbiamo letto le motivazioni del GIP, ne prendiamo atto, stiamo valutando se proporre o meno istanza di riesame avverso questo provvedimento, sicuramente siamo in attesa dei risultati degli esami del RIS che, confermo, ad oggi non sono ancora arrivati. Grazie alla nostra Beba Maturo. C'è un altro giallo che aspetta soluzione, quello sulla scomparsa di Roberta Ragusa. Quale tessera manca a questo mosaico, Lucilla Masucci? Manca la tessera di Antonio Logli, la versione di Antonio sarebbe fondamentale, ma la procura ha scelto di non sentirlo se non alla chiusura delle indagini, e non lo si può sentire né come indagato né come semplice marito di Roberta. Qualche settimana fa era spuntato un super testimone, Filippo Campisi, aveva visto qualcosa e l'aveva raccontato ai carabinieri. Cosa ne pensa il suocero di Roberta Ragusa, Valdemaro? Sentiamo. Tornavo a mezzanotte e mezzo, passando davanti alla casa del Logli, ho visto uscire dal cancellino una donna in vestaglia. Era una vestaglia sul chiaro. Accanto al muro di cinta c'era un fuoristrada. Questa signora è entrata dentro in questa macchina, frettolosamente, di corsa, come per non farsi vedere. Io ho visto una donna, però non so se era Roberta Ragusa. È l'8 ottobre scorso. Filippo Campisi, vigile del fuoco di San Giuliano Terme, riporta alla procura di Pisa quello che ricorda di una notte del gennaio 2012. Sono passati quasi 2 anni dalla scomparsa di Roberta Ragusa. La testimonianza di Campisi aggiunge una tessera ad un mosaico che gli inquirenti non riescono a ricomporre. Roberta sparisce la notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012. Indagati per il suo omicidio, suo marito, Antonio Logli, la sua amante, Sara Calzolaio,
e il suocero di Roberta, Valdemaro Logli. Valdemaro, ti posso chiedere soltanto una cosa? Il signore del giudice che c'è con lui, deve andare nella ricerca di Roberta, no? Io le volevo chiedere una cosa, ma se Roberta possiede una vestaglia chiara? Qui ci sono tre donne, sua moglie, Roberta e... La notte dell'altra non c'era. Cosa? L'altra non c'era. La sua cognata, la moglie dell'altro fratello di Antonio. Perché? Quindi c'erano soltanto... Per me è attendibile. È attendibile? Sì, che io pensi? L'ho sempre detto. Poi verrà bene fuori. Ma viene fuori questa donna. Stai tranquillo. E che macchina poteva essere? Lei ha avuto modo di immaginare che macchina... È possibile che Roberta sia andata via in vestaglia, Valdemaro? Possibile. Era una donna e poteva fare queste cose così facili. Poche parole, scavalcate dal rumore dell'auto. Ma Valdemaro Logli è molto chiaro. Filippo Campisi è un test attendibile. La donna che si allontana in vestaglia è Roberta. Con noi c'è Simone Colla, legale della famiglia Campisi. Buonasera, buonasera, bentornato, avvocato. È vero che Campisi può essere considerato il primo testimone a favore di Antonio Logli? Beh, questa valutazione di certo non spetta a me. Quello che posso dire di certo è che quello che racconta può essere letto in molti modi. E di fatto io ritengo che quello che lui ha raccontato possa essere visto sia a favore, diciamo, della difesa del signor Logli, così come elemento anche che possa essere utilizzato dall'accusa. Ma il super testimone Filippo Campisi, a noi di Linea Gialla, ha fatto nuove rivelazioni. Ascoltiamolo. A pochi giorni dalla testimonianza di Filippo Campisi, gli inquirenti sequestrano due suoi computer e una stampante. Perché hanno sequestrato i suoi computer? Mi hanno fatto capire che praticamente su PC, sulle stampanti rimangono dei dati. Si cercano tracce della lettera anonima che Campisi invia ai carabinieri di San Giuliano a soli due mesi dalla scomparsa di Roberta. Lei si ricorda di averla compilata nel computer che ha consegnato? Sì. Però voglio aggiungere anche un'altra cosa. Avevo un altro hard disk. Questo hard disk mi si era rotto. Che praticamente gli ho dato anche l'hard disk vecchio, e questo sta a dimostrare che io non c'ho da nascondere niente. Niente da nascondere, solo una verifica dell'attendibilità del testimone. Signor Campisi, lei è indagato? No, come indagato? No. Io sono un testimone, ho visto una cosa. Sono una piccola comparsa in un grande film. Gli inquirenti cercano di mettere a fuoco nella memoria di Campisi la scena di cui è stato testimone. Mi mostrarono una ventina di tipi di auto. Niente. In quelle foto, l'auto che Campisi vede quella notte non c'è. Questa cosa è diventata come un pensiero, un tarlo, no? Io praticamente tutte le sere, tutti i giorni penso a questa cosa, a cercare di vedere se ricordo altri particolari. È lui stesso a cercare su internet foto di fuoristrada che somiglino a quello che ha visto. E ho trovato un modello che si avvicina tanto a quello che ho visto io. Nissan Patrol. Eccola, una Nissan Patrol color crema. È possibile che Roberta sia salita su quest'auto? Con chi e perché? E ci sono degli altri particolari che le sono tornati alla memoria di quella notte? Le parole di Campisi si fermano qui. Sì, praticamente mi è venuto a mente un altro particolare. Spegniamo la telecamera. Il tempo per Campisi di scegliere se dire. Quando riaccendiamo, le parole si fanno immagini. Viadini, ancora mezzanotte e mezza. Arrivato davanti all'incrocio di via Gigli, ho sentito un urlo di donna. Un urlo di donna proprio forte, spaventato, d'attenzione, diciamo, come una richiesta d'aiuto. Senta, perché non si è fermato? Non mi sono fermato perché praticamente io ho sentito un urlo. Non è che ho visto una scena cruenta e allora ferma un po', qui cosa succede? Anche, guarda,
Conoscendomi carattere, se avessi visto un'aggressione o una donna o qualcosa del genere, avessi visto un qualcosa del genere, io mi sarei fermato, sinceramente. O perlomeno avrei chiamato le forze dell'ordine. Perché non ce l'ha raccontato la prima volta che ci siamo incontrati? No, perché proprio è una cosa che non mi ricordavo. È venuta ora in questi ultimi giorni questo frammento, questo ricordo. Un frammento di memoria che richiama alla memoria di un altro testimone, sempre via Gigli, una del mattino. Sentivo un uomo e una donna che discutevano. Urlava la signora, aiuto, ha urlato aiuto. L'ha caricata in macchina, la signora voleva uscire. Chiudendo lo sportello ho sentito una botta forte. Boom! Secondo me ha picchiato la testa. Lei non ha mai avuto modo di parlare con Loris Gozzi? No. Non lo conosco, mai visto lui. L'ho visto solo nelle riprese televisive. Lei pensa che questo suo ricordo possa essere stato influenzato da quello che ha letto, dai programmi che ha visto in televisione? Possa essere frutto di una suggestione? No, non è stata una suggestione. Questa cosa è un ricordo che mi è ritornato alla mente, che avevo rimosso. Ho avuto anche difficoltà, ho pensato che la gente può pensare che, ma come, questa cosa prima non se l'è ricordata, ora viene fuori con quest'altra storia dell'urlo. Io mi sento di dirla questa cosa qui, la mia memoria la va rimosso, ma la ricordo perfettamente. Io quella sera sentì quest'urlo di una donna. Allora, Colla, queste nuove dichiarazioni di Campisi vanno a screditare la posizione di Loglie in questo caso. Ha parlato Campisi di questi nuovi ricordi alla Procura? Sì, assolutamente. Questi elementi sono chiaramente stati messi a disposizione dalla Procura per le loro valutazioni. Adesso, da quanto mi risulta, ancora al momento non sono stati richiesti ulteriori approfondimenti, comunque ne sono a conoscenza. È possibile, Saraviola, ricordarsi a distanza di tempo dei dettagli come è accaduto a Campisi? È assolutamente possibile, perché la nostra mente funziona come un computer, funziona per associazioni idetiche. Va a prendere un file quando tu magari l'hai archiviato da tempo e ti restituisce delle informazioni che tu non hai fissato, perché per te in quel momento non erano particolarmente importanti. Quella scena non riguardava Campisi, quindi lui l'aveva archiviata e ora la sta recuperando. Questo è possibile. Sulla, ci sono due testimoni, Campisi e Loris. Se è possibile che abbiano visto due segmenti della stessa scena? Come lo componiamo questo puzzle? No, o due flash della stessa scena, perché l'urlo lo danno entrambi. Gozzi dà in più il famoso tonfo, che lui dice penso abbia colpito la testa, probabilmente una portiera che si chiude. Cosa ci può far pensare questa cosa qua? È la sceneggiatura di un film, quella che sto per dire. Ci sono due donne sulla scena, due donne diverse probabilmente. Allora, proviamo ad immaginare, attenzione, che Loglie sia colpevole. Può essersi fatto aiutare da una donna per far sparire sua moglie. Ho detto che è la scenografia di un film, attenzione. È un'ipotesi suggestiva. È un'ipotesi suggestiva, perché altro non mi viene in mente in questo momento qua. Però può darsi benissimo che Loglie abbia avuto necessità di essere aiutato, se è lui il colpevole, sempre, di essere aiutato da qualcuno. Chi è più sicuro in una situazione del genere? Dell'amante? Punto di domanda. Il punto film di è domanda. Finito. Giriamo la domanda al professor Mastroatti. Sicuramente qui questo è un film che può essere anche veritiero. Noi abbiamo peraltro diversi casi in cui una testimonianza a distanza di tempo ha concesso poi dopo di scoprire fatti importantissimi, ma ne vogliamo tre semplicissimo. Marta Russo, quando la Lipari ha raccontato pian pianino recuperando la memoria, perché non era certa che ci fosse in quella stanza qualcuno, ha escluso le donne, eccetera, eccetera. Secondo caso, la condanna appunto di Vanni per il mostro di Firenze, quando il Lotti e il Pucci lo accusarono. Terzo caso ancora, proprio il Misseri, quando ha scoperto il cellulare. Quindi a distanza di tempo abbiamo la possibilità di scoprire, quindi di far sì che un testimone possa avere la possibilità di ricomporre le varie scene. Ora, tutto quanto quello che Sulas diceva, e giustamente, sono ipotesi investigative che vale la pena fare comunque. Non dobbiamo dimenticare Lucilla Masucci, che tra poco questa inchiesta potrebbe essere archiviata. Circa 6 mesi, il 7 maggio 2014, le indagini si chiuderanno.
L'indagine si chiuderà, quindi speriamo di avere altre notizie sulla storia di Roberta Ragusa. Vi continueremo ad aggiornare. Un'altra donna tra poco e un altro mistero. Simona Riso, si è suicidata o è stata uccisa? Tra poco a Linea Gialla, restate con noi. Buonasera, benvenuti telespettatori della 7, benvenuti a Linea Gialla. La morte di Simona Riso è ancora avvolta nel mistero, si stanno controllando i messaggi sul telefonino della ragazza e quello dei suoi amici, si fanno molte ipotesi, ma i familiari di Simona, di questa ragazza di Roma, sono sicuri. Si tratta di omicidio e si torna a indagare su un buco di due ore nell'ultima mattinata di Simona, in cui può essere successo di tutto. Romana Marrocco, sentiamo. Mi manchi papà, mi manchi quando viene a trovarmi papà, personalmente. Non sapevo che la vado a trovare, che me l'hanno uccisa la figlia. Solo quello che mi... E che ne posso dire? Che ne posso dire? Non so che cosa dire. Simona era un gioiello di figlio, me l'hanno ammazzata, solo questo, non posso dire, solo questo, ci direi altro. A 10 giorni dalla morte di Simona Riso, un corteo silenzioso percorre le strade di San Calogero. Un intero paese stretto attorno alla famiglia di Simona, in un abbraccio composto e commosso. Non ti vogliamo dire addio, perché tu ci sei e ci sarai sempre. Ed anche in via Urbisaglia a Roma, dove Simona è stata ritrovata in fin di vita, una fiaccolata per ricordarla. Nel nostro cuore è rimasta tutta la tua allegria, la voglia di vivere. La cosa più bella di Simona? Il sorriso, la semplicità. Il 30 ottobre scorso, Simona si alza presto per andare a lavorare in un noto albergo di Roma. Viene svegliata, come ogni mattina, dalla telefonata dei suoi genitori. Simona è già pronta per uscire, poi qualcosa le fa cambiare programma. Nessuno la vede allontanarsi dal suo appartamento, nessuno la vede salire in terrazza, neppure Francesco, il cugino di Simona e i due ragazzi che abitano con lei. Lei non ha sentito niente, non si è accorto di niente? Niente. Io mi sono accorto quando ho saputo quando mi hanno citofonato, basta. Poi una donna dalla sua finestra vede un corpo disteso sul terriccio del giardino condominiale. Io l'unica cosa che so, che ho aperto la finestra e l'ho vista sotto. Che nemmeno l'avevo riconosciuta, che era lei. È il corpo in fin di vita di Simona. E i traumi riscontrati ci dicono che Simona è caduta dall'alto. Omicidio, senza ombra di dubbio. Non si è suicidata sicuramente. Simona è una ragazza piena di sogni quando parte alcuni anni fa da San Calogero, il luogo della sua infanzia. Io me la vedo qui nella scuola a danzare. Era una ragazza dolcissima, molto timida. Una ragazzina in punta di piedi, non ha mai scavalcato nessuno, non ha mai cercato di passare avanti. La sua semplicità, la sua dolcezza mi ha sempre commossa, anche adesso. Poi, una volta a Roma, ecco i primi malesseri, i disturbi alimentari e le cure in una clinica per uscire dalla depressione. Ci sono stati una serie di eventi che l'hanno abbattuta, è andata giù. E ha troncato un rapporto che andava avanti da un bel po' di anni, una serie di conseguenze che l'hanno abbattuto un po'. Ma torniamo alla mattina del 30 ottobre. Mi hanno violentata. È questo che dice Simona ai soccorritori del 118 poco prima di morire. Eppure quella mattina Simona non è stata violentata.
Lo attesta la perizia del medico legale. Il suo corpo riporta esclusivamente traumi compatibili con la caduta dall'alto. Omicidio, suicidio o incidente? Solo perché uno è andato in una clinica, segue un percorso terapeutico, significa che uno ha tentato il suicidio. E quelle voci che circolano oggi insistenti su una presunta violenza subita da Simona bambina, che valore hanno? È questo trauma all'origine della sua sofferenza? E che legame ha con la sua tragica fine? Sono tutte falsità. Adesso si sta facendo davvero sciacallaggio assurdo. Non si è uccisa, qualcun altro le ha fatto del male e ce l'ha portata via. Antonio, il papà di Simona, spera che tutto questo clamore sulla morte di sua figlia possa cessare presto e venga fuori soltanto la verità. Vogliamo solo giustizia, questa vecchiezza sul caso e basta. E poi forse Simona sta più bene e anche noi stiamo bene, solo quello vogliamo. Grazie a tutti. Non abbiamo parole, grazie. Scusateci. I genitori aspettano la verità sulla morte di Simona Riso. In collegamento da Roma dovremmo avere Mino, uno dei migliori amici di Simona Riso. Buonasera Mino. Buonasera. Buonasera. Che idea si è fatto della morte di Simona? Era una ragazza che poteva pensare al suicidio, secondo lei? Ma secondo me assolutamente no, perché Simona era una ragazza molto solare, simpatica, piena di vita. Ultimamente era anche soddisfatta della vita che stava facendo, del lavoro che aveva trovato. Comunque era una ragazza che si poteva aspettare di tutto tranne che suicidarsi. Aveva una relazione con qualcuno che lei sapesse, Mino? Guarda, che io sappia ultimamente no, anche perché lei non pensava, non aveva questo grande desiderio, per quello che io sapevo, di trovare un ragazzo, di avere, cioè era appagata da quello che stava facendo. Lei che idea si è fatto sulla morte di Simona, Mino? I genitori e i familiari più stretti di Simona pensano a un omicidio. Lei è convinto che Simona sia stata uccisa? Secondo me sì, anche perché escluderei del tutto il suicidio. Ripeto, per quella che l'ho conosciuta, per il carattere che aveva, si voleva troppo bene per uccidersi. Grazie Mino. Prima di morire Sara Viola, Simona ha parlato ai suoi soccorritori e ha detto di essere stata vittima di una violenza sessuale. Un episodio passato di violenza sessuale può essere stata la molla di un possibile suicidio, ammettendo che l'ipotesi del suicidio stia ancora in piedi? Ma dobbiamo tenere presente che Simona aveva sofferto di disturbi alimentari, Salvo, e nella maggior parte dei casi dei disturbi del comportamento alimentare, nella storia anche remotissima delle pazienti, ci sono episodi di violenza carnale. Ora, Simona dice: io sono stata violentata, non ci ha detto quando, però ci ha detto una verità che probabilmente per lei era diventata insostenibile in quel momento, anche perché una ragazza così giovane, così bella, così sola, lontana da casa, è possibile che nella sua vita ci sia stata una ferita che è diventata insopportabile ad un certo punto. Professor Mastronardi, possiamo tracciare un profilo criminologico di questa storia? Può essere un suicidio, ma può essere stata anche uccisa Simona Riso? Dunque, alcuni dati ci mancano. Ci manca per esempio il dato relativo a quella scheda SIM che è stata trovata in tasca e che comunque c'aveva. Ci mancano le ultime telefonate fatte e questo è preziosissimo perché ci fa capire quali possono essere stati gli ultimi contatti avuti con chi. Con chi ha parlato prima o con chi ha passato la notte, ma questo sembra che non sia un dato comunque importante. Un dato però importantissimo che non possiamo occultare in fase investigativa per bocciare o meno il suicidio sono i 5 punti di compatibilità col suicidio in questo caso, ovvero sia 1. Il fatto che la donna non abbia portato con sé i cellulari si lasciano a casa come se si volesse chiudere col mondo. 2. La precipitazione al primo posto
del suicidio nelle donne c'è la precipitazione, e al secondo posto poi insomma seguono le altre modalità di sì. Suicidio stesso. Al terzo posto ci abbiamo poi dopo anche il fatto che sembra che si sia lanciata, l'albero non è aderente alla casa, l'albero sì. è un po' più in là e lei sembra che abbia delle escoriazioni appunto lungo il corpo, mai in relazione alla caduta andando a sfionare un albero. Quarta possibilità e quarto indicatore è la frase che chiunque avrebbe detto in un altro modo: mi hanno uccisa, mi hanno spinta, prendetelo o qualcos'altro di simile. E poi dopo l'ultima possibilità è quella che realmente può esserci stato un dato in sì. relazione a questa frase che ha richiamato qualcosa di precedente. Precedente molto chiaro, professore, senza considerare, Giangavino Xulas, che c'è un'indagine su eventuali errori commessi dai medici all'ospedale San Giovanni. Prima vorrei dirti un'altra cosa, prima di questo errore. Prego, ne hai facoltà. Qui c'è un buco clamoroso, secondo me, fino adesso, per noi, per gli inquirenti spero proprio di no. Simona viene svegliata alle 5:15, mi pare, sì. dalla telefonata della mamma, esatto. giusto? 4:40, esatto. 4:40, sì, esatto. E ci sono due preti, mi pare, che dicono, sono due testimoni nell'inchiesta, che dicono che di aver sentito un tonfo molto forte alle 6:30 del mattino. Alle 7 viene ritrovato il corpo. Questa è la cronologia in estrema sintesi. Cosa ha fatto Simona fra le 5:15 quando riceve la telefonata della mamma e le 6:30 quando presumibilmente è precipitata da questa terrazza? E di questo buco va colmato, non si scappa, ha telefonato, ha visto, ha incontrato qualcheduno, non lo sappiamo. Questo, una volta sistemati tutti questi tasselli, noi sapremo che cosa è successo. Due, arriva in ospedale e dice: mi hanno violentato. I medici fanno una visita ginecologica, ho capito, ma questa qua, scusatemi, aveva la frattura del bacino, la frattura del coccige, due vertebre fratturate, una delle quali le aveva perforato un polmone e intanto stava morendo. No, dico, mi pare che ci sia un'inchiesta anche sul pronto soccorso del San Giovanni su questa vicenda qua, perché non vorrei che questa inchiesta si concludesse dicendo poteva essere salvata, perché allora sì che... Sarebbe ancora più clamoroso. Speriamo di avere naturalmente notizie presto su Simona Riso. E di suicidio invece parlano i magistrati su un'altra storia, quella di Silvana Pica, anche lei scomparsa nel nulla a Pescara nel gennaio dell'anno scorso. Il suo è ancora un mistero irrisolto. Anche in questa storia i familiari sospettano si tratti di un omicidio. Elisabetta Grardi, Roberta Rei, sentiamo. Primo ottobre 2013. Il Tribunale di Pescara archivia il caso della scomparsa di Silvana Pica. Nel decreto si legge che, viste le condizioni di vita della Pica e la sua grave patologia psichiatrica, non si esclude il suicidio in mare. Eppure della donna non è mai stato ritrovato il corpo. Sarebbe il primo caso che per la felicità uno si uccide. Ma quali erano le condizioni di vita della Pica? È davvero possibile che si sia suicidata? Intanto era una bellissima e coltissima. Proprio noi la prendevamo in giro perché avrebbe letto anche la carta igienica. C'aveva molto buon gusto lei, molto. Silvana era una donna alta, colta, conosceva benissimo l'inglese e per questo era riuscita a lavorare per la 20th Century Fox. Nella sua vita però c'era un'ombra. Da anni soffriva di una forma di schizofrenia dissociativa, manifestata per la prima volta dopo la nascita di suo figlio Lorenzo. E proprio a causa di quella malattia si era dovuta separare da lui quando era ancora piccolo. Era il momento in cui lei non stava bene. Cominciava... percorso. La fase... Però prima del matrimonio, diciamo, la fase no. prima non si vedeva questo? No. Era semplicemente... No, un pochino sì. Si vedeva che non stava. La sua malattia non era semplice per niente, era pesantissima, non pesante, pesantissima. Anche perché alla malattia si aggiungeva un carattere molto forte. La malattia però, nell'ultimo periodo, era sotto controllo. Il trolley che portava sempre con sé e che secondo molti la rendeva eccentrica
non era un segno di follia. Silvana aveva anche la necessità che questo problema che gli era venuto alla schiena, meno pesi portava addosso e meglio era. Le sue condizioni erano diventate non ottimali di più e nello stesso tempo era tornata a lavorare in un mondo dove gli apparteneva fare le traduzioni presso la provincia di Pescara, nel dipartimento proprio delle traduzioni del presidente della provincia. Una vita molto regolare. Silvana era precisa, annotava tutto e non dormiva mai fuori. Il giorno della sua scomparsa, però, fa una cosa insolita. Si presenta dall'ex suocera e chiede ospitalità per la notte. È visibilmente alterata e ha un labbro gonfio, come se qualcuno le avesse tirato un pugno. Dopo il rifiuto dell'anziana donna, prende il suo inseparabile trolley e si avvia verso casa. È l'ultima volta che viene vista dai parenti. Silvana quella sera è tornata a casa. Ha lasciato il telefonino sul letto, le chiavi alla toppa della porta interna, le sue sigarette e ha portato via solo la borsa. Perciò qualcuno l'ha chiamata, lei è scesa e questo qualcuno non gli ha permesso più di rientrare. Silvana scompare nel nulla. I carabinieri cercano la soluzione del mistero nella sua stanza in Viale Marconi 270. Smantellano quel suo ordine da cima a fondo, ma non trovano tracce. Oh, sì, cavo bianco, capo di cavo... Silvana viveva con due rumene, una convivenza difficile. Le indagini lì dovevano essere indirizzate dalle due inquiline. Silvana non si fidava delle due donne. Portava sempre con sé il suo computer. Mangiava da sola in camera. Chiudeva sempre a chiave la porta quando usciva. Aveva improvvisato un nascondiglio nel cassone sopra la finestra, dove forse aveva nascosto la busta con parte degli alimenti arretrati che il marito le aveva da poco liquidato. Ma quella busta non verrà mai ritrovata. A metà marzo, dopo due mesi dalla scomparsa, finalmente una nuova traccia di Silvana. A 7 miglia dalla costa di Termoli viene ritrovata da un peschereccio la sua borsa. All'interno i suoi effetti personali, i documenti, uno dei telefonini e un orologio fermo alle 5:45 di chissà quale giorno. Non vengono però evidenziati elementi utili alle indagini. Il 1 giugno ancora una traccia. L'investigatore privato assunto dal figlio Lorenzo e dall'ex cognato riceve una lettera di minacce. Nella busta ci sono anche un bossolo di calibro 38, due blister vuoti dei farmaci usati da Silvana e un ciuffo dei suoi capelli, presi forse da una spazzola. In un italiano incerto viene intimato all'investigatore di lasciare perdere le indagini su Silvana e di cercare la donna a Chieti. La segnalazione, ritenuta attendibile, non darà però alcun esito. Si arriva quindi all'archiviazione con l'ipotesi di suicidio. Ma è un'ipotesi plausibile? Sarebbe suicidata tanto tempo in tante altre occasioni, non questa. Perché è stata male, è stata da sola, è stata... Adesso che aveva ritrovato il figlio, che era il suo... Doveva andare il giorno dopo, due o tre giorni dopo doveva andare... ad assistere a un esame del figlio e non c'è andata. Silvana era finalmente riuscita a riallacciare i rapporti con suo figlio Lorenzo. Quando erano ancora lontani, lei gli aveva scritto questa lettera. Caro Lorenzo, ho sempre chiesto di te a chi ti sta vicino, fingendo di non soffrire. Spero che un giorno tu possa rispondermi. Non me la prenderò se ci vorranno dei mesi o degli anni. Io saprò aspettare. Silvana aveva finalmente ritrovato il figlio. Perché suicidarsi a un passo dalla felicità? Perché suicidarsi a un passo dalla felicità? Giriamo questa domanda alla cognata di Silvana Pica, Rossella Zaffiri, rappresentante tra l'altro di Penelope Abruzzo. Benvenuta. Perché suicidarsi? Ma io escludo... il suicidio, insomma, avendola conosciuta per tanti anni, quindi ritengo che soprattutto insomma, nell'ultimo periodo non aveva proprio nessun motivo. E come ha detto anche la sua amica, ha avuto momenti peggiori, insomma. Quindi cosa ci può essere dietro
la morte o la scomparsa di Silvana, secondo voi? Questo è un po' più difficile, insomma, da spiegare. Io penso che ho avuto qualche scontro nella casa lì dove abitava, insomma, può anche aver discusso con qualcuno, non so, una lite, qualcosa per strada. Queste, insomma, sono le ipotesi che riesco a fare, perché lei non è che facesse grande vita mondana, quindi, insomma, non frequentava locali, quindi una vita abbastanza tranquilla. Quindi tutto si stringe, diciamo, nella cerchia delle persone che frequentava, sì, e che erano più, sì, vicine a lei. Siamo collegati con l'avvocato della famiglia Berghella, Paolo Mancini. Buonasera, avvocato. Ci sono tante cose strane in questa storia, tra cui una lettera di minacce arrivata all'investigatore privato assunto alla famiglia che indagava su Silvana Pica, in cui praticamente gli si diceva di non indagare più. È così? Sì, le cose sono quasi tutte strane in questa situazione. Cioè, tutta l'indagine che è stata fatta, secondo noi, è stata fatta in un modo che doveva andare così. Perché ci sono tutta una serie di situazioni veramente che dovevano essere prese in considerazione. Noi riteniamo che ci sono... Mi sentite? Sì, la sento. Scusa. Prego, avvocato. Prego. Mi sentite? Ah. Sì. Stavo dicendo, ci sono tutta una serie di situazioni. Primo problema che noi ci siamo posti, sì, era perché la procura ha chiuso immediatamente queste indagini dichiarando che era un suicidio. E infatti, se noi leggiamo l'archiviazione, si parte dai presupposti che è suicidio e basta, non è che prendono in considerazione altre strade. Per noi questa non può essere la via principale, infatti riteniamo che non sia stato un suicidio per una serie di questioni. Primo problema, sarò molto breve. Primo, sì, la problema, prego, avvocato. La patologia, molto brevissimo, la patologia che aveva la donna era una patologia che non portava al suicidio, quindi già questo è fondamentale. Due, per quanto riguarda le chiavi, le famose chiavi che anche l'investigatore Ezio Denti ha ritrovato nell'interno della casa, erano delle chiavi che sono ritrovate nella toppa della stanza dove viveva la signora Pica. La procura dice che questo fatto doveva portare per forza all'allontanamento, perché dice queste chiavi dovevano essere ridate alla signora. Noi non siamo dello stesso avviso, perché le chiavi si trovavano lì in quanto doveva la signora rientrare immediatamente. Chiarissimo. Poi bisogna anche dire la famosa lettera, sì, che è arrivata a Ezio Denti, sì, con i famosi capelli che sono stati trovati, sono di un'importanza vitale, perché i capelli nella stanza non sono stati ritrovati in nessun angolo. La fermo perché qui, Denti, avvocato, perché qui ho in studio Marcello Berghella, il cognato di Silvana Pica. Buonasera. Anche questo particolare dei capelli è un particolare importante, Marcello. Sì, perché praticamente il primo ingresso che facemmo con i carabinieri, sia io che il mio nipote Lorenzo, in questa stanza non abbiamo mai riscontrato la presenza né di spazzole né di pettini o di mollette per fermare i capelli. Per questa ragione lo possiamo tranquillamente documentare, perché nel primo ingresso i carabinieri fecero le fotografie della camera così com'era, cioè senza toccare assolutamente nulla. E questa è un'immagine che io ho ben chiara nel cervello, in mente, perché non c'era la presenza di un beauty case, la presenza di oggetti che potevano attribuire la presenza di capelli. Marcello, levati, chi poteva due, volere del male per te a Silvana? Per me il problema è nato dentro quella casa, sicuramente. Cioè qualcosa non è andata come doveva andare nella vita quotidiana, nei rapporti tra lei e la presenza di queste due rumene, che a oggi ci risulta che non ci siano neanche più a Pescara, siano sparite tutte e due. Le hanno cercate? Non credo, le cercheremo.
Naturalmente, se avete informazioni su Silvana Pica, vi ricordo il numero di telefono in linea gialla 0287317. Forse c'è stata fretta, Sulas, nell'archiviare questo caso come suicidio, no? Sì, e non è la prima volta. A Pescara c'è anche il caso Straccia, uguale. Come no? Mi sembra una procura un po' rapida, un po' veloce, insomma. Ma io darei anche molta importanza, oltre alla famosa ciocca dei capelli, che è chiaro che ce l'ha in mano chi ha avuto in mano questa donna, non si scappa su questo, no? È la borsa trovata in mezzo al mare, praticamente. Stranamente, da questo pescatore che la tira su, c'è dentro tutto, il telefonino, i documenti, tutto quello che ci deve essere. Ho capito, ma chi ce l'ha buttata questa borsa? Qualcuno ce l'ha buttata. Tra l'altro, ti fermo qui, sì, sì. Portera, se qualcuno si è liberato del corpo in mare di Silvana Pica e dovesse riaffiorare un giorno questo corpo anche nei paesi che si affacciano sull'Adriatico, RIS e Polizia ne sarebbero informati? Io direi difficilmente, forse un po' esagero, però direi difficilmente, perché dovremmo ipotizzare che in Albania, in Grecia, ci sia un'attenzione così forte che un corpo, una parte di esso, possa essere subito messo sotto analisi, quindi un profilo del DNA, e poi questo venga comunicato a tutti gli stati che si affacciano sul mare Adriatico. Io direi che ci vorrebbe proprio una rete di comunicazione tale che tenderei ad escludere. Poi in più un nostro deficit è anche il fatto che noi non abbiamo una banca dati del DNA, per cui questo sarebbe anche una mancanza di informazione che si andrebbe ad aggiungere appunto a questo caso. Noi di Linea Gialla continuiamo a stare vicini ai familiari di Silvana Pica cercando di sapere la verità sulla scomparsa. Tra poco, amici telespettatori, parleremo di una bambina di 13 anni morta 40 anni fa. Si chiamava Milena Sutter. Qualcuno di voi se la ricorderà, figlia di un industriale. Parla in esclusiva per la prima volta l'uomo considerato l'assassino di Milena. Lorenzo Bozzano, tra poco a Linea Gialla. Io ormai sono oltre 36 anni. E da 40 anni continua a dichiararsi innocente. Infatti molti mi hanno accusato di non aver portato nulla al mio discorso. Non è così. Bentornati a Linea Gialla. Vi voglio raccontare la storia di una ragazzina. Si chiamava Milena Sutter, era figlia di un ricco industriale, è morta a 13 anni, pensate, più di 40 anni fa. In carcere per l'omicidio di questa ragazza c'è un uomo condannato all'ergastolo che parla per la prima volta in esclusiva a Linea Gialla. Si chiama Lorenzo Bozzano, tra poco lo sentiremo. Ma intanto torniamo a quel giorno, perché sono tanti i dubbi ancora su quel giallo. Raffaella Fanelli, sentiamo. Maggio 1971. Scompare a Genova Milena Sutter, 13 anni, studentessa di terza media nella scuola svizzera di Via Peschiera. È la figlia del noto industriale della cera, Arturo Sutter. Milena doveva prendere l'autobus 88 vicino alla stazione Brignole e andare a casa in Viale Mosto. L'ultimo a vederla è un compagno di scuola. Nota Milena da sola, mentre scende le scalette di Via Gropallo. Alla fermata dell'autobus, Milena non arriverà mai. Il giorno dopo, il primo segnale, che resterà l'unico. Un uomo telefona ai Sutter e chiede un riscatto di 50 milioni. Ma dopo due settimane, il 20 maggio, il corpo di Milena Sutter riaffiora nelle acque di Priaruggia, a 7 chilometri dal porto di Genova. Addosso una cintura da sub a fare da zavorra. Sin dall'inizio vi fu un solo colpevole, Lorenzo Bozzano, 25 anni, figlio di una famiglia della buona borghesia genovese, noto a tutti per la sua spider rossa. Alcuni testimoni dichiarano di aver visto un uomo biondo al volante proprio di una spider rossa davanti alla scuola svizzera nei giorni precedenti il rapimento. Per i giornali, Bozzano diventa subito il biondino della spider rossa. Per gli inquirenti, Bozzano ha rapito e ucciso Milena Sutter. Contro il biondino della spider rossa, una montagna di indizi. Una macchia d'urina sui suoi pantaloni attribuita a Milena. La cintura da sub con cui il corpo fu gettato in mare sembra sua.
Due donne hanno visto Bozzano e la sua Spider sul Monte Fasce, vicino a una fossa che sembra preparata per un cadavere. Una bozza di piano di rapimento, scritta di suo pugno. Tanti indizi. Manca la prova, però. Una prova che tolga ogni dubbio. E in corte d'assise, nel 73, Bozzano è assolto. Due anni più tardi, in appello, arriva la condanna all'ergastolo, confermata in Cassazione. Bozzano, per la giustizia italiana, è l'assassino di Milena Sutter. Eppure, fin da subito, vi sono molti dubbi. A cominciare dalle parole di Isabella Del Sceau, la più cara amica di Milena. Nel suo primo interrogatorio, Isabella afferma: «Io questo Bozzano non l'ho mai visto e nemmeno Milena può averlo conosciuto perché me ne avrebbe parlato». Ma soprattutto qualcuno parla di un'altra Spider rossa guidata da un altro uomo. Si chiama Claudio. È biondo. E Bozzano non è biondo. E proprio di un certo Claudio, Milena scrive sul suo diario. Sulla cartella di scuola c'è il suo nome. Ma nessuno chiede all'amica Isabelle notizie del misterioso 24enne che sarebbe stato interessato a Milena. Un altro punto oscuro. Non ci sono tracce di Milena sulla Spider di Bozzano. Eppure, secondo l'accusa, il corpo sarebbe stato prima trasportato sul sedile e poi messo nel bagagliaio. La cintura da sub trovata intorno al corpo di Milena Sutter è intera e ha 5 pesi. Ma le cinture usate da Bozzano erano tutte tagliate di 20 centimetri e con 4 pesi. Dopo la condanna di Bozzano, arriva ai carabinieri un esposto. Il biondino che cercate è un certo Claudio, un deviato sessuale. L'abbiamo visto a bordo di una Spider rossa. Da quel momento è scomparso. È un esposto che avrebbe cambiato la sentenza, eppure non fu preso in considerazione. Per i giudici e per le sentenze, il colpevole dell'omicidio di Milena Sutter è Lorenzo Bozzano. Ma nessuno ha mai cercato Claudio. A più di 40 anni dalla morte di Milena Sutter, resta ancora la domanda: il biondino della Spider rossa è davvero Lorenzo Bozzano? Nessuno ha cercato l'altro biondino della Spider rossa, Claudio. Ma la nostra Raffaella Fanelli l'ha trovato, è così? Sì, l'ho cercato e l'ho trovato, e anche senza difficoltà, perché nell'esposto che ho riportato nel servizio c'è non solo il cognome, ma c'è anche la targa della Spider che aveva. L'ho incontrato a Genova perché vive lì. E non l'ho incontrato come giornalista perché non avrei avuto nessun motivo per fare un'intervista o delle domande a una persona che nell'inchiesta non è mai entrata e mai è stato toccato dalle indagini. Mi ha confermato di aver acquistato una Spider nel luglio del 70. L'ho incontrato perché fa un lavoro molto particolare. E nell'esposto abbiamo nascosto il cognome, abbiamo nascosto tutto. E, è un creativo, una persona molto stravagante. Non so se effettivamente è lo stesso Claudio che compare nelle pagine del diario di Milena Sutter, perché Milena parla di questo Claudio che ha conosciuto alle piscine di Genova nel suo diario, e c'è poi il nome di Claudio sulla cartella di Milena Sutter. Non so se è la stessa persona, so però che su questo Claudio nessuno ha mai indagato in 40 nessuno anni. Nessuno l'ha mai cercato. Mai. In collegamento da Genova c'è l'avvocato Alfredo Biondi, all'epoca legale della famiglia Sutter. Buonasera, avvocato. Bozzano è stato condannato. Buonasera. Bozzano è stato condannato all'ergastolo per la magistratura e lui l'assassino di Milena Sutter. Quali sono, per grandi linee, le prove contro di lui? Dunque, le prove sono costituite da una serie di indizi che, per essere gravi, precisi e concordanti, come dice la legge, acquisiscono il valore di una prova. Prova di carattere processuale, e quindi stabilisce un rapporto tra chi accusa e chi si difende in modo tale che le discussioni che avvengono nei tribunali e nelle corti di assise sono esposte a tutte le verifiche di responsabilità delle parti in causa. Certo. E dispiace di acquisire che si censura il mancato riscontro di un testimone che nel processo non è stato mai indicato da nessuno, né la polizia l'ha mai indicato, né si è presentato, né vi è in tutto l'arco processuale, per quello che ricordo, non esiste nessun elemento che consenta di stabilire
un collegamento fra un diario in cui si parla di una persona e la fisicità e la responsabilità della stessa. Sai, io non sono più portato a avere una visione garantista, come abbastanza noto, piuttosto che avere una visione accusatoria per una volta che ho fatto la parte civile. Ma credo di poter dire che tutti gli elementi che potevano essere vagliati fino all'ultimo sono stati vagliati. E diciamo francamente, anche alla presenza di Ugo Bozzano, che al dibattimento si è difeso veramente bene, assistito dai suoi legali, ma anche lui molto bene. Ecco, avvocato Biondi, qui tra l'altro abbiamo l'avvocato Francesco Del Pasqua, eccomi, che è stato l'avvocato di Lorenzo Bozzano. Buonasera, avvocato. Buonasera. C'è anche una telefonata che arrivò nel maggio del 71 ad Arturo, il papà di Milena. Perché è importante questa telefonata? Questa telefonata occorse il giorno dopo della scomparsa di Milena, nella mattinata. È importante, a mio avviso, per due aspetti. Il primo aspetto attiene al fatto che venne attribuita a Bozzano senza alcun riscontro, perché per un guasto la SIP all'epoca riferì agli inquirenti che la telefonata non era stata registrata, quindi mancando nella documentazione non si poteva fare nessun tipo di riscontro su quest'ultima. Il secondo aspetto riguarda l'orario di questa telefonata, perché l'allora capo della squadra mobile, il dottor Costa, riferì che questa telefonata era occorsa alle 9.34, allorquando invece l'ingegner Sutter, il padre di Milena, rilasciò un'intervista ai quotidiani appunto genovesi ed emerse che questa telefonata era occorsa alle 10.40. Ora non è tanto stabilire chi avesse ragione e chi intorto, ma è il fatto che poi il dato ufficiale versato nelle carte fu appunto fatto senza un effettivo riscontro orario della telefonata da parte degli inquirenti. Sentiamo anche il parere di Daniele Protti. C'è stato qualche elemento che è stato trascurato secondo te nelle indagini? L'unico elemento forse per una soluzione colpevolista è la famosa cintura. Perché mentre Bozzano aveva detto che si era liberato di tutte le sue attrezzature da subacqueo, eccetera, secondo il dottor Costa hanno trovato tutte le persone a cui aveva venduto o regalato bombole, tutto quanto, tranne la cintura. E quindi non serve a niente dire che la cintura era, che lui tagliava le cinture, aveva un peso in meno, perché chi lo sa se quella cintura era già stata tagliata oppure no. Però ecco, questo mi sembra l'unico elemento che può portare, altri non ne vedo molti. L'unico elemento, dice Daniele, può portare a una versione assolutamente colpevolista. In questi anni Lorenzo Bozzano in televisione non ha mai parlato, si è sempre proclamato innocente, nessuno ha visto la sua faccia, nessuno ha sentito la sua voce. Linea Gialla questa sera ve lo mostra in questa intervista esclusiva realizzata da Raffaella Fanelli. Ascoltiamolo. Lei aveva mai visto Milena Sutter? L'aveva mai incontrata prima di quel giorno? Assolutamente. Tra l'altro era una ragazzina che per me era una bambina. Insomma, voglio dire, era di un'età che non era nel giro delle persone che frequentavo. Quindi non ne so niente. Lei non aveva un alibi? Certo. Ma di solito gli innocenti non sono procurano un alibi. È sciocco dire così perché sembra una battuta. No, non è una battuta, è che le persone normali non vanno in giro cercandosi un alibi per poter dimostrare che in quel momento stavano facendo una cosa normalissima. In genere chi se lo procura è proprio perché ha qualcosa da nascondere. C'erano altre persone intorno alla scuola svizzera con una spider rossa? C'era un'altra, quantomeno un'altra spider rossa che girovagava spesso e volentieri sia intorno alla scuola svizzera sia anche all'altro campo dove si svolgeva la vita della sventurata Milena Sutter, cioè in via Rossini, delle parti di Albaro. Ed era l'auto di un certo Claudio, una spider rossa anche quella, un ragazzo che abitava, un universitario che abitava in quella zona. Le sa se hanno mai indagato su Claudio, su questo Claudio? Assolutamente, c'è stato un esposto di qualcheduno che ha denunciato questi fatti,
dando particolari anche abbastanza precisi, però non hanno mai interessato nessuno. Il segreto di Isabella, l'amica di Milena Sulzer. Esatto. Due compagni della scuola hanno poi affermato che quella mattina hanno ascoltato e visto sia Milena Sulzer che Isabella Dersù fare una telefonata dall'atrio, al telefono pubblico dall'atrio della scuola, prendendo appuntamento per il pomeriggio con una persona non meglio individuata, non si sa chi sia. Qualcuno indagò per sapere con chi avevano appuntamento? Nessuno se ne è interessato, nonostante che il fatto fosse stato denunciato dai difensori di parte civile. Vennero ritrovate tracce di Milena Sutter sulla sua auto? Assolutamente, in modo più assoluto. La macchina è stata fatta passare al pettine fino, come si dice. E non vennero trovate tracce? Cercate impronte digitali in tutti i modi, nessuna traccia di nessun genere, biologica, di capelli, di deformazione di qualunque genere. Quindi come avrebbe trasportato il corpo? È una bella domanda che però va posta agli inquirenti, perché evidentemente però non se lo sono posto questa domanda. Però venne ritrovato un foglietto di carta. Mi faccio dire un'altra cosa. Per esempio, nell'automobile hanno trovato delle formazioni pirifere, cioè dei capelli, dette in parole povere, no? Allora c'è una tendenziosità da parte dei tecnici che hanno esaminato questi capelli per confrontarli quelli con quelli della sventurata ragazzina. Ebbene, per non dire che erano diversi, hanno detto, ma sì, sono simili. Una similitudine vuol dire in sé stesso una diversità rispetto a un certo oggetto. E quindi dire sono simili è una tendenziosità gratuita e vergognosa in un processo così grave. In casa sua venne trovato un foglietto con su scritto seppellire, murare. Era un piano di rapimento. Era una sera in cui insieme a un gruppo di amici giornalisti si aspettava in una pizzeria alle 4 di notte per seguire la televisione l'incontro di pugilato Clay Fraser nel 70, mi pare. E era appena successo un caso di vero rapimento a Genova e si commentava questo fatto di cronaca. E come succede spesso, quello che lei ha scritto è un piano fantasioso, era riferito a quel rapimento, certamente, e poi soprattutto a quello in particolare, è un'ipotesi campata del tutto per aria, ma gli stessi termini impiegati come soluzione della vicenda sono palesemente fantasiosi. Le immagini, se una persona che non ha la dimestichezza con l'edilizia può pensare di murare un cadavere, no? Non hanno gli strumenti né i mezzi, e quindi è palesemente una soluzione fantasiosa. Ma sarebbe stato più facile per lei ammettere una responsabilità? Ammettere una responsabilità del genere è solo chi è veramente colpevole. Un innocente non può farlo mai. Allora, vorrei tornare dall'avvocato Biondi, dall'avvocato della famiglia Sutter. Avvocato, l'amica del cuore di Milena, Isabel, disse di non aver mai visto Bozzano e parlò di un altro ragazzo, è così? Ma guardi, al processo, che 40 anni fa, sono emerse tutta una serie di elementi che hanno una valenza assolutamente superiore a quella che la dialettica del signor Bozzano sta esprimendo ora. 40 anni dopo, gli elementi di prova hanno avuto una risonanza che è arrivata fino alla Corte di Cassazione e che ha consentito persino di escludere, come è stato detto, che nei confronti di Bozzano ci fosse stata a Genova una sorta di contrarietà, diciamo, a prioristica per quello che lui rappresenta. Forse Bozzano dimentica anche che al processo, in primo grado anche, fu condannata a 3 anni e 6 mesi per atti di libidine violenti su una minore, la figlia del mio collega, l'avvocato Toso, che lui aveva insidiato proprio inseguendola in macchina dalle parti in cui lui abitava e dove poi aveva sede il ripostiglio delle sue attrezzature subacquee. Quindi, sa, 40 anni dopo, proclamare la propria innocenza, dichiarare che quello che ha fatto nel processo di primo grado, in appello, in Cassazione, la valutazione dei giudici
forse è un po' comodo e anche umano, lo capisco che ognuno preferisce dichiararsi innocente fino alla morte. Io gli auguro lunga vita per potersi ancora proclamare innocente. È stato chiarissimo. Non ci credo. È stato chiarissimo. Perché non riesce a dimostrare la sua innocenza Bozzano, avvocato del Pasqua? Ma, intanto è vero che aveva dei precedenti per violenza sessuale, come dice sì, c'è questo, l'avvocato Biondi. Questa condanna comunque adesso non attiene all'oggetto di questo, diciamo, accertamento. Mi permetto di correggere l'avvocato Biondi nella misura in cui appunto questo esposto che arrivò agli inquirenti è del luglio del 75, nel quale segnalava come il biondino della Spider Rossa fosse questo Claudio C. Non dico il cognome, però era anche segnalato il cognome in questo esposto. Siamo in una fase in cui è stata messa la sentenza di condanna di secondo grado e era stata proposta da poco ricorso per Cassazione, quindi vi sarebbe stato tutto il tempo, non essendo una sentenza di condanna definitiva, per coltivare quel filone, atteso che c'era un sicuro riferimento quantomeno ad una conoscenza con Milena, perché la ragazza nel diario riportava su più pagine Claudio my love, I love Claudio, e anche sullo zaino, quindi più che verosimilmente c'era una conoscenza fra i due. Sul punto poi avrebbe potuto essere escussa, cosa che non è mai stata fatta, la amica del cuore, Isabelle Delzò. Fu richiesta l'esame di Isabella, che quel giorno aveva pranzato a casa Sutter quando la ragazza scomparve, e la Corte d'Assise d'Appello di Genova non l'ammise, dicendo che vi sarebbero stati dei problemi di carattere internazionale. La ragazza non si trovava su Marte, ma a Bruxelles. Professor Mastronardi, il profilo di Lorenzo Bozzano è compatibile con quello di un presunto assassino, secondo lei? Mi sarebbe difficile esprimermi in merito se non visito la persona, però leggendo la sua psicobiografia sicuramente possiamo ipotizzare, attesa la sua infanzia, non dimentichiamo che risulterebbe che sia stato ricusato dal padre all'età di 10 anni, è passato da un riformatorio all'altro, quindi con atti illeciti di diverso genere, si era camuffato da poliziotto per ispezionare poi dopo anche alcune bambine, e possiamo, vedendo la nostra Bibbia, il DSM-IV nostro TR attuale manuale ancora a disposizione, si inquadrerebbe proprio come un disturbo antisociale di personalità, quindi compatibilità ce ne sarebbe. Eppure, però, nonostante l'ergastolo, Lorenzo Bozzano, quello che è stato definito il biondino della Spider Rossa, qualche volta è uscito di prigione per dei permessi, e non sempre le cose sono andate per il verso giusto. Ascoltate la seconda parte dell'intervista esclusiva rilasciata a Raffaella Fanelli. Lei è in carcere da quanti anni, Bozzano? Ormai sono oltre 36 anni. E da 40 anni continua a dichiararsi innocente. Molti mi hanno accusato di non aver portato nulla a mia discolpa. Non è così. Tutti questi anni io ho sempre lavorato sullo studio di questa vicenda, riguardandomi tutte le carte processuali. Lei ha ottenuto la semilibertà nel 97 e le venne revocata perché toccò una ragazzina. Sì, ho creduto, captando dei ragazzi che palesemente erano di tossicodipendenti, captando le loro voci, ho creduto che indicassero una persona che era la loro spacciatrice. Pensavo di guadagnarmi stupidamente, perché sono quelle cose che si fanno senza pensarci troppo e non valutando i rischi ai quali ci si espone. Ho pensato che poteva essere una persona che, tra l'altro, sfruttando il fatto di avere un bambino con sé, spacciava droga, e ho pensato bene di verificare questa cosa. Questa ragazza però ha detto di essere stata molestata. No, questa ragazza in sede di denuncia del fatto si è tenuta alla verità di quello che si era verificato. Poi successivamente è un po', come dire, invitata e sollecitata a diverse figure nel dibattimento, quando sono stato rinviato a giudizio, ha dato una testimonianza in cui la cosa è stata passata addirittura come una molestia sessuale. Un episodio che le è costato la semilibertà e che ha confermato l'idea del colpevole perfetto, però lei da sempre si proclama innocente, ha anche annunciato una richiesta di revisione. Certo, che non ho mai chiesto finora, per tanti motivi che adesso è inutile stare a esaminare, insomma c'è sempre stato intorno a me un alone di
come dire, di prevenzione, di giudizio precostituito, ho sempre avuto una certa difficoltà a far credere, anche da parte della famiglia Sud, di capire che la verità non è quella che è stata scritta, è tutt'altra, che forse deve essere ancora individuata completamente. Sara Viola, l'episodio raccontato a Bozzano lascia perplessi sulla tenuta psicologica, quantomeno, dell'uomo che abbiamo ascoltato. È un autolesionista, evidentemente. Se è così, se lui davvero in libertà, in semilibertà, molesta nuovamente una ragazzina, è chiaro che è un autolesionista e ha una pulsione a delinquere, in questo senso, fortissima. Mi viene da dire che 36 anni sono un tempo sufficiente per fare molte riflessioni, che a questo punto forse gli conveniva anche dire sono stato io, è andata così, perché gran parte della pena l'avrebbe già scontata. Mi viene anche da dire che 36 anni sarebbero stati un buon tempo per conoscerlo meglio e di più. L'ipotesi che fa il professor Mastronardi ci può stare, può essere una personalità antisociale, ma è un uomo colto, è un uomo che ha degli strumenti. Io gli avrei affiancato un buon terapeuta in questi anni. Ha qualche speranza Giacambiro Sulas, Lorenzo Bozzano, di rivedere una revisione del processo in un futuro? La speranza che aveva l'ha bruciata, perché non dimentichiamoci che in primo grado Bozzano fu assolto grazie ad una memorabile arringa del forse più grande penalista di quel momento che c'era in Italia, che era Giuseppe Soggio. Insieme a Carneluti erano i più grandi avvocati di quegli anni lì. Fu assolto in primo grado, litigò con l'avvocato in secondo grado senza niente togliere al successore di Soggio, naturalmente. Fu condannata all'ergastolo e in Cassazione fu condannata. Quindi l'unica speranza se l'è bruciata litigando con l'unico avvocato che l'ha salvato. Noto però un'altra cosa, il biondino dalla Spider Rossa, ma Bozzano non è mai stato biondo, avete visto ancora adesso le foto, certo sono in bianco e nero, le foto dell'epoca, ma se c'era un non biondo era Bozzano, voglio dire. Come mai si è andati dritti su di lui? E poi la famosa faccenda dell'amica della Milena Suter, straniera, guai a sollevare un caso internazionale. Ha ragione l'avvocato, non è che fosse chissà dove, era a Bruxelles, tutto sommato, voglio dire, bastava interrogarla. Tra l'altro, Giorgio Portera, non sono state trovate tracce di Milena Suter sulla famosa Spider Rossa. Ci sono esami dal punto di vista scientifico che si possono fare a distanza di tanto tempo, sono passati 40 anni, velocemente. Ma infatti io proporrei, se fossero presenti ancora i reperti soprattutto dell'indagato, e ipotizziamo, forse questo è meno probabile, la macchina, di poter fare anche delle indagini difensive, da poter proporre poi dei nuovi elementi di prova per eventualmente rifare qualcosa in più. Ricordiamoci che i cold case, perché questo poi diventerebbe un cold case dal punto di vista scientifico, hanno spesso dato delle soluzioni a distanza di anni. Via Poma, dopo tantissimi anni, le tracce che sono state rinvenute, poi il processo è andato in un'altra maniera, ma anche il delitto dell'Olgiata, dopo 20 anni sul lenzuolo nel delitto dell'Olgiata è stata trovata una singola traccia che ha poi permesso di condannare il maggiordomo. Grazie a Raffaella Fanelli, grazie all'avvocato Del Pasqua e grazie naturalmente all'avvocato Biondi. Vi ricordo, amici telespettatori, telefono di linea gialla 0287317 e anche mail se volete scriverci, linea gialla @la7.it, hashtag linea gialla per quelli che navigano invece su Twitter. Tra poco parleremo di Meredith Kercher e di una nuova perizia su un coltello trovato a casa di Sollecito, dove è stato trovato il DNA di Amanda, e solo quello. Tra poco a linea gialla. Perugia, 2 novembre 2007, viene ritrovato un cadavere. È il corpo di Meredith Kercher. Meredith è stata violentata, accoltellata e sgozzata. Bentornati in diretta a Linea Gialla, amici telespettatori. Siamo a parlare di Meredith. Si potrebbero riaprire i giochi al processo in base a una nuova perizia del RIS sul coltello trovato a casa di Raffaele Sollecito, in cui è stato trovato solo il DNA di Amanda. Ne parleremo tra poco, ma intanto la storia di Meredith comincia con questa telefonata. Ascoltate. Carabinieri Perugia. Pronto, buongiorno. Senta, qualcuno è praticamente entrato
in casa sfondando la finestra, e ha messo un moto di disordine, c'è una porta chiusa. Ma via, Io della pergola. Perugia Carabinieri. Della pergola 7. Via? Della pergola 7 a Perugia. Sa abitazione, signor? Allora, guardi, è una domanda... La gente che abita dentro, sono un gruppo di studenti a cui ha mandato. Mi dia il nome e il cellulare di uno degli affittuari. Ok, Amanda. Sì. Il cognome KN. Sì. O X. Sì. Furto in abitazione, No, non c'è furto, hanno rotto il vetro. Allora, cioè, praticamente sono entrati. Hanno rotto un vetro e come sa che sono entrati? Claro, si vede dai segni, poi c'è qui, sono pure macchie di sangue nel bagno. Cioè sono entrati e perché sono rotti, cioè si sono tagliati rompendo il vetro? Pronto? Dopo due processi bisogna ricominciare da capo, bisogna rimettere a posto tutti i tasselli di questa storia. Facciamolo anche noi con Erika Crispo. Perugia, 2 novembre 2007. Sono da poco passate le 13, quando nell'appartamento al piano terra di via della Pergola 7 viene ritrovato un cadavere. È il corpo di Meredith Kercher, una studentessa inglese di 21 anni, in Italia per frequentare l'Università di Perugia con il progetto Erasmus. Meredith è stata violentata, accoltellata e sgozzata. Secondo l'autopsia, la morte è avvenuta tra le 22 e la mezzanotte del 1 novembre. Le indagini partono immediatamente. Sono ascoltati amici e conoscenti di Meredith a Perugia e fin da subito le attenzioni degli inquirenti si concentrano sulla coinquilina americana e sul fidanzato di lei, Amanda Knox e Raffaele Sollecito. Sono stati proprio loro a notare che in via della Pergola c'era qualcosa che non andava la mattina del 2 novembre. Ed è stato Raffaele a chiamare per primo i carabinieri, dopo che Amanda gli ha raccontato cosa ha visto. La porta della stanza di Meredith è chiusa a chiave e i vetri di una finestra rotti, come se qualcuno si fosse introdotto in casa. Dopo essere stati interrogati più volte e a lungo, il 6 novembre 2007 Amanda Knox e Raffaele Sollecito vengono arrestati per l'omicidio di Meredith Kercher. Insieme a loro finisce in manette Patrick Lumumba, gestore del bar dove lavorava Amanda, e da lei stessa accusato. Dopo 14 giorni di ingiusta detenzione, Lumumba verrà scarcerato e in seguito la Knox verrà condannata per calunnia nei suoi confronti. Gli inquirenti, nel frattempo, identificano tra i colpevoli anche Rudy Herman Gedé, ivoriano, ma da tempo a Perugia, ed emanano un mandato di cattura internazionale nei suoi confronti. Qualche giorno dopo, Gedé verrà arrestato in Germania ed estradato in Italia. Professerà sempre la sua innocenza, ma il 16 dicembre 2010 verrà condannato in via definitiva con rito abbreviato a 16 anni di carcere per violenza sessuale e concorso in omicidio. Sulla presenza di Rudy sulla scena del crimine non vi è alcun dubbio. Le sue tracce sono dappertutto. C'è l'impronta della sua mano sul cuscino intriso di sangue della vittima. Ci sono le sue tracce biologiche nel tampone vaginale di Meredith e nel bagno sono state trovate le sue feci. Ma torniamo ad Amanda e Raffaele. Secondo la procura, sono stati loro a uccidere Meredith insieme a Rudy Gedé. Hanno cercato di coinvolgere la studentessa inglese in un gioco erotico. Al suo rifiuto è scattata la ferocia. Rudy ha abusato di lei e Amanda e Raffaele l'hanno accoltellata. Poi hanno rotto i vetri di una finestra della casa per simulare un furto. Le prove scientifiche presentate dall'accusa contro i due giovani fidanzati, però, sono state al centro di una battaglia tra periti. La versione di Amanda e Raffaele è che la sera dell'omicidio si trovavano entrambi a casa di Sollecito. Qui hanno cenato, fumato erba, fatto sesso, guardato un film e poi si sono addormentati fino alla mattina dopo. Amanda si è svegliata intorno alle 10 ed è tornata a casa sua per farsi la doccia. Ha notato che stranamente la porta dell'appartamento era aperta e ha visto alcune macchie di sangue in bagno. Ha bussato alla porta della stanza di Meredith, ma lei non ha risposto. È tornata da Raffaele e gli ha raccontato queste stranezze. Poi tutte e due, preoccupati, hanno chiamato i carabinieri da via della Pergola. Gli inquirenti però non gli credono. Perché Amanda, pur notando quelle stranezze, si è fatta la doccia tranquillamente?
Secondo l'accusa, i due giovani hanno simulato il furto. Dalla casa non manca nulla, né il computer né altri oggetti di valore sono stati rubati. I frammenti di vetro rotti si trovano sopra gli oggetti sparsi sul pavimento e non sotto. Ciò dimostrerebbe che prima la stanza è stata messa a soqquadro e poi è stata rotta la finestra. Inoltre, c'è la testimonianza di un commerciante che dichiara di aver visto Amanda quella mattina presto entrare nel suo negozio e dirigersi al reparto detersivi. E anche un altro test, Antonio Curatolo, smentisce l'alibi della coppia. È un senzatetto che testimonia di aver visto la sera dell'omicidio Amanda e Raffaele parlare non lontano da Via della Pergola. Ma questi testimoni sono attendibili? I giudici di primo e secondo grado danno due valutazioni diverse. 5 dicembre 2009, sentenza di primo grado. Dichiara Nox, Amanda, Marie e Sollecito Raffaele colpevoli dei reati loro ascritti, li condanna alla pena di anni 26 di reclusione la Nox e alla pena di anni 25 il Sollecito. 3 ottobre 2011, sentenza d'appello. Assolve entrambi gli imputati dai reati loro ascritti ai capi A, B, C e D per non aver commesso il fatto. Ordina l'immediata liberazione di Nox, Amanda, Marie e Sollecito Raffaele se non detenuti per altra causa. 25 marzo 2013. La Cassazione annulla la sentenza di assoluzione. Il nuovo processo di appello è iniziato lo scorso 30 settembre a Firenze. La sentenza è attesa per gennaio 2014. L'avvocato Luca Maori è l'avvocato e legale di Raffaele Sollecito. Benvenuto, avvocato. Ci dice perché è innocente Raffaele Sollecito? Semplicemente perché Raffaele Sollecito non era presente quella sera, la sera del 1 novembre 2007, nell'abitazione di Via della Pergola. Lui si trovava nella sua casa, distante circa un chilometro da Via della Pergola, in tutt'altra faccenda affaccendato. Stava vivendo in quel momento la sua prima vera storia d'amore, stava con la donna che amava e si trovava appunto in tutt'altra faccenda affaccendato. Quindi lui non era presente in Via della Pergola. Nei confronti di Raffaele sono state montate delle prove, diverse prove. Sin dal primo momento era stato identificato e indicato lui insieme ad Amanda come i soggetti che necessariamente avevano commesso questo tremendo omicidio. Ma tutte le prove, quelle che sono state argomentate e indicate, sono cadute, si sono sgretolate, dice lei. Fatte come neve al sole. Come neve al sole. Collegato con noi da Firenze c'è l'avvocato Francesco Maresca, l'avvocato legale della famiglia di Meredith Kercher. Buonasera, avvocato. Come risponde all'avvocato Maori? Rispondo, buonasera a tutti, innanzitutto. Rispondo che da sempre la ricostruzione che è stata offerta dagli imputati non ha trovato un supporto negli elementi ottenuti in esito alle indagini. Noi riteniamo che quella serata si sia svolta in modo diverso ed è per questo che la Corte di Assise in primo grado a Perugia ha condannato entrambi gli imputati ritenendoli responsabili dell'omicidio. C'è, Daniele Protti, un accanimento su questi due ragazzi, Amanda e Raffaele, secondo te? No, io non parlerei di accanimento, anche se da un punto di vista mediatico le hanno sbagliate quasi tutte per come sono apparsi in televisione, però questa è una cosa assolutamente ininfluente. C'è un mistero, almeno quello che appare a me è un mistero in questa vicenda, perché c'è un reo confesso e condannato, Ghedè, Rudy Ghedè, e non parla. Perché? Se le cose sono andate come l'accusa nei confronti dei due fidanzatini, sono quelle che sono state sostenute dall'accusa, e perché Ghedè sta zitto, pur essendo stato condannato? Che cosa c'è sotto?
Cosa c'è sotto, professor Mastroardi, brevemente? No, questo è un grossissimo elemento di cui la Cassazione ne fa oggetto, lì dove parla di illogicità e contraddittorietà. Perché la Cassazione appunto dice, ma come mai nel processo, proprio dopo aver condannato nel processo a latere Rudy Guédé per concorso in omicidio, Rudy Guédé è l'unico che sa, quindi, che era presente, quindi concorso in omicidio con chi? Perché non si è introdotto Rudy Guédé in quel processo? Questo Rudy Guédé lo ha detto, ha confessato a tutti come erano andate le cose, ha dichiarato molto bene e ha detto sono colpevole perché se restava un altro po' lì io la salvavo. E lui dice non c'ero sul luogo del delitto, io ero in bagno e ha spiegato esattamente che cosa è successo. Abbiamo pubblicato poi dopo, lui stesso ha dichiarato sulla scorta di ciò che lui stesso ha dichiarato e ha pubblicato. La fermo qui perché nel nuovo dibattimento ci sono alcuni nodi da sciogliere, nodi importanti. Sentiamo ancora Crispo. Tutto da rifare. Il 25 marzo 2013 la Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione del processo d'appello per l'omicidio di Meredith Kercher e ha disposto un nuovo dibattimento. Secondo i giudici della Suprema Corte, sono evidenti le manchevolezze, contraddittorietà e illogicità della sentenza di secondo grado. La Cassazione chiede che nel nuovo processo le prove vengano valutate nella loro globalità e non in modo frammentario come fatto durante il giudizio di appello. Tra il primo e il secondo grado c'è stata una vera e propria battaglia tra periti che ha ribaltato totalmente le sentenze. In particolare, tra gli elementi che la Cassazione ha chiesto di analizzare più a fondo, ci sono questi. Il coltello da cucina rinvenuto in casa di Sollecito, in primo grado è stato ritenuto compatibile con la ferita maggiore sul corpo di Meredith. Su di esso sono state rinvenute due tracce biologiche, una riconducibile ad Amanda Knox e una appartenente alla vittima. I periti di secondo grado, però, hanno escluso che possa trattarsi dell'arma del delitto. Secondo loro, il DNA della Knox è lì perché la ragazza frequentava la casa di Raffaele, mentre per l'altra traccia non si può dire con certezza che appartenga a Meredith. Sul gancetto del reggiseno di Meredith, sporco del suo sangue, è stato rinvenuto il DNA di Raffaele Sollecito. Secondo la perizia di appello, però, si tratta di una contaminazione, visto che il reperto è stato acquisito oltre 40 giorni dopo il fatto ed è stato trovato in una posizione diversa rispetto a quella in cui si trovava durante il primo sopralluogo della scientifica. Sul tappetino del bagno di Amanda e Meredith viene trovata l'impronta di un piede nudo, impressa sul sangue. In primo grado è stata ritenuta corrispondente al piede destro di Sollecito. I periti d'appello però lo escludono, perché il piede di Raffaele presenta una particolarità all'alluce non riscontrabile in quella traccia. Nel bagno di Amanda e Meredith vengono trovate tracce biologiche miste riconducibili alle due ragazze. Sono sulla scatola di Cotton Fioc, nel lavandino e nel bidet. Secondo la scientifica, Amanda ha sfregato la propria pelle per eliminare il sangue di Meredith. Nel tentativo di pulirsi, quindi, le sue cellule epiteliali si sono mischiate al sangue della vittima. Il luminol evidenzia anche alcune tracce nella camera di Amanda e in quella dell'altra inquilina, dove sarebbe avvenuto il furto. Le avrebbero lasciate i piedi della Knox, sporchi del sangue di Meredith. Ma i periti di secondo grado obiettano anche in questo caso che le tracce sarebbero frutto di contaminazione. La presenza del DNA di Amanda è giustificata dal fatto che lei vivesse in quella casa. Amanda dice di essere stata a casa di Raffaele fino alle 10 del mattino, però non riferisce nulla della telefonata che Sollecito riceve dal padre alle 9.30. Secondo la corte d'assise, è segno che i due giovani non erano insieme e che la Knox ha mentito. Amanda avrebbe mentito anche dichiarando che la sera prima aveva cenato intorno alle 22 con Raffaele. In una telefonata delle 20.42 al padre, invece Sollecito racconta che sta lavando i piatti. Per la corte, un'altra bugia che inficia l'alibi dei due giovani. La corte d'appello, invece, non ha ritenuto importanti questi elementi per verificare il loro alibi. Il titolare di un supermercato sostiene di aver visto Amanda entrare nel suo negozio alle 7.45 della mattina del 2 novembre e dirigersi nel reparto dei detersivi. Ricorda che quando lui è arrivato per aprire il negozio, lei era già lì ad aspettare.
Secondo i giudici di secondo grado, però, si tratta di una testimonianza debole, arrivata un anno dopo i fatti, e se anche fosse vera, non sarebbe indicativa della colpevolezza dei due giovani. E poi c'è un altro testimone, Antonio Curatolo, un senzatetto che frequentava la zona di Via della Pergola e Piazza Grimana. Quella sera ha riconosciuto Amanda e Raffaele non lontano dalla casa dell'omicidio. In appello, però, la sua testimonianza non è stata ritenuta attendibile, anche perché Curatolo si è confuso sovrapponendo il ricordo della sera di Halloween a quello della sera dell'omicidio. Il dottor Walter Patumi, buonasera, è un perito della difesa di Amanda Knox, medico legale. C'è stata una nuova perizia dei RIS sul coltello trovato a casa di Raffaele Sollecito in cui c'è soltanto il DNA di Amanda. Questo cosa vuol dire per voi? Ma semplicemente che quel coltello non è assolutamente il coltello utilizzato per l'omicidio. La realtà è poi questa, questo lo sostenevamo da tempo sia io che il professor Torre, la dottoressa Gino in particolare, la genetista. È un coltello assolutamente incompatibile con le ferite riportate dalla vittima e è un coltello nel quale non c'è assolutamente alcuna traccia della vittima in nessuna parte del coltello. Grazie dottore. Quindi, avvocato Mauri, dobbiamo pensare che manca l'arma del delitto? L'arma del delitto c'è stata sicuramente, perché la povera Meredith è stata uccisa con un coltello, però quest'arma del delitto non è agli atti del processo. Avvocato Maresca, lei che dice? Dico che l'arma del delitto per la Procura della Repubblica e per la Corte in primo grado è quella. Dico soprattutto che in prima battuta, sulla, così come già avete detto nel servizio, sulla punta della lama è stato rintracciato il profilo genetico di Metz, di Meredith, e che la perizia disposta in grado di appello non ha criticato. È il dottor, lo so, dice di no, ma purtroppo il risultato è quello. Però non, dove è stato fatto il tampone non è la punta del coltello, sono immaginazioni dell'avvocato. Non voglio creare un contraddittorio, c'è una perizia depositata. Allora, dico semplicemente che di questo coltello ne è stato parlato tanto e questo processo è pieno di tanti altri elementi che potranno essere valutati dalla Corte d'Assise di Appello di Firenze. Avvocato Mauri, brevemente, poi voglio sentire anche Portera. Brevissimo. Appunto, la perizia espletata dai giudici di Perugia, di secondo grado, ha accertato in maniera chiara, inequivoca, che non è DNA di Merit Kircher. Questo coltello, dottor Portera, è stato esaminato nei vari gradi di giudizio. Per quale motivo? Ce lo vuole spiegare? Ma sì, diciamo innanzitutto che questo coltello era caratterizzato da una bassissima quantità di DNA. Per cui avere così poco DNA non ha permesso di ripetere le operazioni di analitiche e per cui per questo motivo ci sono stati vari contraddittori, periti di parte e periti del giudice che si opponevano per le loro opinioni. Questa sera infatti abbiamo la possibilità di vederlo, questo profilo che è stato trovato dai consulenti del pubblico ministero, quindi della polizia scientifica, in primo grado sopra appunto il coltello. Possiamo vedere a sinistra il DNA di Meredith come campione di confronto e a destra con dei riquadri rossi il DNA che è stato trovato sul coltello, DNA di Meredith, questo stiamo parlando del primo grado, DNA che poi è stato contestato e poi è stato diciamo annullato. Perché? Perché possiamo vedere anche che la qualità del profilo non è sicuramente bellissima e soprattutto questo basso quantitativo di DNA non ha permesso di ripetere, quindi di poter far vedere e verificare che era effettivamente presente un DNA della vittima. Sulas. Nella stanza del delitto dove avviene questo massacro vengono trovate soltanto tracce di Ghedè, fra cui il DNA di Ghedè e il sangue della vittima nella borsa di Meredith, dalla quale mancano due carte di credito. Bene, in questo processo il furto viene assegnato a Raffaele e Amanda. Però le mani insanguinate di Ghedè sono sulla borsa. Daniele Proti ha posto una domanda fondamentale. Perché Ghedè non parla dopo che tutte le prove lo inchiodano? Perché c'è un'impronta palmare sul cuscino.
c'è il suo DNA dappertutto in pratica, la borsa eccetera. Perché non parla? Perché non ha niente da dire, perché era solo quella sera lì a rubare in quella casa, come era solo 3 giorni prima a Milano a rubare in un asilo infantile dove viene sorpreso dalla direttrice e lui cosa fa? Estrae il coltello. Un mese prima ho finito. Devo andare in pubblicità. Di un barista a Perugia, sì. Sta rubando, il barista si sveglia, sì. Gli tira una sedia, lui cosa fa? Sempre da solo, tira fuori il coltello. Questi precedenti non vengono mai presi in considerazione, ma non esistono tracce di Amanda e di Raffaele sulla scena del delitto. Io mi chiedo come si fa a condannarli. Tra poco, amici telespettatori, parleremo anche di Ghedè e sentiremo la versione di Raffaele Sollecito. Tra poco a Linea Gialla. Sono descritto come un assassino, freddo, spietato. Io ovviamente non sono niente di tutto questo e vi ringrazio. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Tornati in diretta a Linea Gialla, amici telespettatori. Raffaele Sollecito dovrà affrontare un nuovo processo da solo, senza Amanda Knox. Dovrà dimostrare la sua innocenza, mentre la sua ex fidanzata non tornerà mai più dagli Stati Uniti. Pochi giorni fa Raffaele è tornato in aula e si è rivolto ai giudici per un accorato appello. Ascoltiamolo. Mi presento, sono Raffaele Sollecito. Purtroppo prima di me arriva a voi il mio nome trattato dai media e da tantissimi altri, diciamo, commenti e descrizioni. Quando vivevo in Perugia ero una persona molto riservata perché mi dedicavo molto agli studi che erano molto impegnativi. Io e Amanda vivevamo agli albori di una storia molto spensierata e volevamo essere, diciamo così, completamente isolati nel nostro nido di desideri e di questa piccola favola. Tutto ci poteva passare per la testa, fuorché essere così spietati e rispettosi nei confronti di una vita umana. È per questo che vorrei innanzitutto farvi capire come sono assurde queste accuse. La Cassazione, che è stata... io ho grande rispetto per il vostro ruolo come giudici, ma io posso anche capire che come esseri umani si può anche sbagliare. E la cosa fa molto male quando leggo nella sentenza di Cassazione che ci sono vari punti presi in considerazione dalla stessa Corte a cui si dà molta importanza, che in realtà importanza non ne ha nessuna e sono quasi ridicoli. Io sono stato arrestato per un coltellino a serramanico che era in mio possesso e che veniva descritta come l'arma del delitto. Anche quella lì era soltanto un'illusione, era un'immaginazione assolutamente che è stata sbugiardata, è stata completamente cambiata negli atti successivi. Io non ho mai conosciuto Rudy Ghedè e conoscevo pochissimo Meredith. Non ha alcun senso reale che io abbia avuto un benché minimo interesse a perpetrare un fatto talmente atroce nei confronti di una ragazza ventenne. Sento nei miei confronti una persecuzione allucinante che per me non ha alcun senso logico, alcun senso, sembra un incubo che va oltre ogni immaginazione. Mi hanno descritto come un assassino freddo e spietato. Io ovviamente non sono niente di tutto questo. Oggi sono di fronte a voi e sono qui proprio per cercare di farmi conoscere e dimostrare effettivamente qual è la realtà di tutta questa vicenda. Dopo tutto quello che ho tremendamente vissuto, poi è difficile, lo so, però non potete capire quanto fa male per me
poter dover essere costretto di nuovo a parlare dentro una, davanti a una corte. Tutto questo ha avuto un impatto drammatico anche a livello psicologico, perché per me è molto difficile guardare avanti, cercare di essere positivo in un futuro. Io vi chiedo umilmente di poter guardare la realtà di tutta questa vicenda e di considerare il grosso sbaglio che è stato fatto e di potermi dare la possibilità di credere ancora che per una persona come me, un italiano come voi, ci possa essere la possibilità di avere una vita. Una vita, perché al momento io una vita reale non ce l'ho. Vi chiedo questo e vi ringrazio. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Queste le parole di Raffaele Sollecito. L'avvocato Francesco Mastro è amico di Raffaele Sollecito. Come sta vivendo adesso Raffaele, avvocato Mastro? Raffaele sta vivendo un incubo. Un incubo che potrebbe vivere chiunque nel momento in cui la mattina da innocente si alza ed è costretto, suo malgrado, a passare 4 anni di carcere. È fortemente sfiduciato, ha fiducia nella magistratura nel momento in cui finalmente si riesce a far luce. Guardate, io ho ascoltato un sacco di cose che vengono dette senza neanche leggere le carte, a volte. E questo fa male a Raffaele, sapere che c'è gente che continua ad insistere che sul coltello ci sono tracce di Meredith Kercher, quando le tracce di Meredith Kercher su quel coltello non ci sono. Poi piace ad una parte dirlo, diciamolo, ma noi dobbiamo anche fare un processo su dati oggettivi. E quando Raffaele comincia a vedere che la giustizia lo premia così, indicando nell'omicidio un omicidio d'impeto e poi dicendo mi porto un coltello da casa di 34 centimetri, magari mi capita un'orgia e magari mi capita un delitto. Tutta una serie di contraddizioni che non solo fanno soffrire un elemento che sta 4 anni in carcere, ma rende anche quell'elemento vulnerabile nel momento in cui un'istituzione come la giustizia in un momento dice sei colpevole, nell'altro momento fortunatamente dice sei innocente. Non è un'aberrazione, è tutta un'aberrazione italiana. E questo va però, dobbiamo dirlo, avvocato Mastro, a scapito sia di Raffaele, visto che voi siete amici e anche avvocati di Raffaele, ma anche a scapito della vittima. Non ci dimentichiamo che è morta una ragazza e che la famiglia aspetta giustizia. Giustamente voi ponete l'accento su Raffaele Sollecito, sul calvario, come voi stesso l'avete definito, che sta vivendo da molti anni. Al telefono dovremmo avere proprio lui, Raffaele Sollecito. Buonasera Raffaele, mi senti? Sì, sì, la sento. Salve, salvo. Buonasera, buonasera Raffaele. Le posso chiedere come sta affrontando questo nuovo processo? Con quale stato d'animo, almeno? Lo sto affrontando con fiducia di persone che leggono e vedono i fatti realmente come sono. Io sto dando questa cortesia anche se in realtà ho deciso di tenermi silente fino a che non arriva la sentenza. Ci sono direttamente di lì, ci sono i miei avvocati e anche i consulenti di Amanda, anche Gian Gambino Sullas, che conoscono perfettamente tutte le carte del processo. Non voglio entrare nel merito, e infatti non la faccio entrare, Raffaele. Le voglio solo chiedere, non ha mai perso la speranza di dimostrare la sua innocenza? Ha avuto un momento in cui si è arreso in tutti questi anni? Ha detto, magari getto la spugna? No, veramente io la spugna l'avevo gettata già quando ero in carcere, perché no, la mia vita non aveva molto senso. Però oggi come oggi sono fiducioso che a livello di serietà di quello che sono gli elementi e le prove, di come vengono analizzate, continuo a vedere che ci sono delle persone capaci e delle persone che
diciamo, tirano fuori la verità su questa vicenda senza essere influenzati da un'idea che può essere solamente quella, diciamo, che viene data dai media o viene data dalle persone che comunque sia vogliono creare dei personaggi. Certo, Raffaele, le faccio l'ultima domanda, poi la lascio perché so che non vuole entrare nel merito del processo. Le posso chiedere se sente ancora diffidenza intorno a lei a distanza di tanto tempo, oppure se ha trovato nel suo lavoro quotidiano, nella sua vita quotidiana, persone anche disposte ad ascoltare la sua versione? Oppure lei è stato condannato dalla gente, diciamo, come l'assassino di Amanda? No, veramente la gente mi sostiene, la gente che mi conosce soprattutto, o che mi ha conosciuto anche dopo mi sostiene, perché vede realmente le cose come sono e vede l'assurdità di queste accuse. Ma io non mi sento condannato dalla gente, mi sento condannato da un'immagine e da un personaggio che è stato creato, ahimè, prima dagli inquirenti e poi dai media. Raffaele, la ringrazio per questa telefonata, grazie mille, davvero. Grazie. Buonasera, grazie. Allora, grazie, Raffaele Sollecito e Amanda Knox, la coppia, un amore che sembrava a prova di bomba tanto da essere sbandierato in televisione. Ma com'era nata la loro storia, la storia di questa coppia finita al centro dell'attenzione di tutti i media e non solo italiani? Sentiamo Francesco Cremonesi. Posso dire che una delle cose che preferisco fare con Raffaele è scambiarci baci e guardarlo a letto. Ci facciamo smorfie con il viso e ci strusciamo i nasi, quello che in America viene chiamato bacio eschimese. Amanda e Raffaele, un colpo d'occhio, un gioco di sguardi e il colpo di fulmine. Tutto nato la sera del 25 ottobre a un concerto di musica classica a Perugia. Lui schivo, taciturno, un ragazzo introverso, che da quella sera trova l'intesa con Amanda, la bella studentessa americana. Ricorda il padre di Raffaele, la trattava e la coccolava come fosse una bambina. Raffaele si era trasferito a Perugia nel 2002, da giovinazzo in Puglia, dopo il diploma. Fino al 2005 aveva alloggiato in collegio, prima di andare a vivere nella casa di Corso Garibaldi. Prima di Amanda, una breve storia con una ragazza di Brindisi, un flirt durato pochi giorni, nei mesi precedenti all'ottobre del 2007. I due legano fin da subito, si frequentano assiduamente. Amanda non lo nasconde nemmeno ai suoi genitori, ai quali racconta che passava gran parte del tempo con lui, che era gentile e attento e cucinava per lei. E sempre voleva abbracciarla e aiutarla. Che il rapporto tra Amanda e Raffaele fosse strettissimo lo testimoniano anche Filomena Romanelli e Laura Mezzetti, coinquiline di Amanda. Le giovani raccontano che Raffaele era venuto nella casa di Via della Pergola almeno 4 volte e che Amanda dormiva spesso a casa del suo nuovo compagno. Raffaele è un bravo ragazzo. Con me lui parla del suo passato, della sua madre morta. Raffaele è studioso, con me è sempre gentile. Mi abbraccia e mi bacia sempre. Quando siamo insieme e ci divertiamo, non dobbiamo fare niente di particolare. Con lui mi sento sicura. Tutto questo è destinato a interrompersi bruscamente dopo l'omicidio di Meredith. Amanda e Raffaele entrano in carcere. Se fossi fuori, mi alzerei più tardi e farei colazione con Raffaele. Dopo studieremmo un po' e poi cammineremmo insieme per il centro. Forse visiteremo anche una piccola città vicino a Perugia. Dal momento dell'arresto per Amanda e Raffaele non restano che sguardi in aula durante le udienze del processo. Pochi bisbigli mentre sono seduti al banco degli imputati. Poi l'assoluzione in appello e il ritorno a Seattle di Amanda. Il 25 marzo la Cassazione annulla la sentenza d'appello e per Amanda e Raffaele si riparte da capo. I due sono ormai distanti l'uno dall'altra. Finora hanno cercato di ricostruirsi una vita lontano dal ricordo di Perugia. Basta però un incontro per un saluto a New York e la coppia appare ancora una volta sui tabloid di mezzo mondo. Avvocato Mastro, le posso chiedere che rapporto c'è adesso tra Raffaele e Amanda? Adesso tra Raffaele e Amanda c'è un rapporto di cordiale amicizia
a distanza. È rimasta la stima reciproca, è rimasta la fiducia di entrambi che le cose alla fine trovano la, diciamo, la conta. E quindi non ci sono fatti particolari per cui Amanda e Raffaele, ripresi a New York, abbiano ripreso questa storia, quindi colorando un po' la situazione. Sì. Volevo parlare un attimo della faccenda del buttare la spugna da parte di Raffaele. Raffaele la spugna non l'ha mai buttata anche quando ha voluto, perché ha avuto alle spalle una famiglia. Guardi, oltre al processo per omicidio mi sono occupato del processo contro i familiari che sono stati definiti un clan. I familiari di Raffaele Sollecito hanno sostenuto Raffaele nella maniera più completa e perfetta che una famiglia dovrebbe avere, e in questo ringrazio tantissimo il padre che ho preso ad esempio, la zia, la sorella ed altri. Quindi la spugna non l'abbiamo gettata. Sara Viola, torniamo sulla coppia Amanda e Raffaele. Che tipo di coppia era? Sicuramente una coppia che ha attratto su di sé tanta attenzione, purtroppo una coppia che ha cristallizzato questi due ragazzi in un ruolo che non poteva essere simpatico. Sono belli, sono giovani, si amavano. È difficile essere solidali con una coppia con tanta fortuna. È più facile dire, beh, sono però anche brutti e cattivi dentro. Io sono molto preoccupata per questi due ragazzi, perché ho il timore che da questa storia le vittime diventino tre se andiamo avanti in questo modo, e mi auguro davvero che si faccia una chiarezza totale su questa Sulas, storia. Tu tra l'altro lo conosci Raffaele Sollecito, ti ha citato poco fa nella telefonata. E questo è il rischio, quello evidenziato da Sara Viola? Anch'io sono preoccupato per questa ragione. Comunque sia, questo è una ferita che non so se si rimarginerà per tutti e due. Ma ti volevo aggiungere una cosa, dandoti dei dati, non per partito preso, non sono prevenuto contro nessuno, ma sto ai dati. Ghedè dice di aver assistito all'omicidio e di non essere riuscito a salvare Meredith. Benissimo, se ne va dalla casa. Sapete dove va a finire la nottata? In discoteca, al Domus Deliri di Perugia, tranquillamente. Dopodiché il giorno dopo sale su un treno e se ne va in Germania, dove è latitante. Finché non si accorgono dell'errore colossale che hanno fatto con Lumumba e qualcuno gli dice guardate che ci sono le tracce di un altro, e scoprono che è Ghedè. Benissimo, la polizia tedesca lo ferma, ce lo consegna alla frontiera alla nostra polizia e allega alla consegna del signor Rudy Ghedè alcune fotografie, una delle quali è la mano destra di Ghedè, che ha 5 cicatrici fresche, 5 tagli, tutti sulla mano destra. A Perugia la cosa non interessa, non interessa. Prova a immaginare come si è fatto male per 5 volte, impugnando un coltello da cucina anziché un pugnale, perché il coltello da cucina non ha la protezione. Se ti scivola, ti tagli. Con il pugnale non ti tagli mai. Puoi pugnalare una persona o un toro che non ti fai mai male alla mano. È talmente semplice. Sentiamo il dottor Patumi, perito medico legale, perito del collegio difensivo di Amanda Knox. Erano compatibili quelle ferite di Ghedè con il fatto di aver impugnato quel coltello? Non ho visto personalmente quelle fotografie, quindi non sono in grado di giudicare. Certamente è possibile che in un'aggressione così violenta come quella che ha subito la vittima l'aggressore possa crearsi delle lesioni nell'impugnare il coltello. C'è una violenza particolare nell'aggressione subita che tra l'altro ancora una volta dimostra che non c'è compatibilità fra quel coltello e le lesioni. Dottor Patumi, torniamo un attimo sulla scena del crimine. È vero che c'è stata, secondo voi, una contaminazione di quella scena? Ma non è secondo voi. Riesaminando i filmati è evidente che le indagini e i prelievi che sono stati effettuati all'interno della casa, diciamo che non sono stati particolarmente ortodossi come protocollo. È evidente che in particolare relativamente alla problematica del gancetto ci sia stato un atteggiamento forse eccessivamente cinematografico e meno tecnico. Che hanno trascurato la parte tecnica. Sì, perché filmato è visibile, tutti, è stato visto durante il processo d'appello, c'è un maneggiamento eccessivo e sconclusionato. Mi faccia sentire cosa dice su questo l'avvocato Maresca, legale della famiglia di Meredith. C'è stata contaminazione secondo lei, avvocato?
Ma il problema della contaminazione è un problema che la Suprema Corte di Cassazione elimina completamente, dando assoluto vigore a quelle che sono state le indagini scientifiche effettuate dalla Polizia Scientifica. Delle due l'una: o si contesta il risultato delle analisi e quindi si dice che quello non è il profilo degli imputati, oppure viceversa si dice che quello è il profilo e che casomai è frutto di contaminazione. Io penso che sia i periti in appello, che sono stati nominati in appello, che le difese degli imputati una buona volta debbano scegliere una strada: o è contaminazione o non è quello il profilo. Sentiamo l'avvocato Maori, il legale di Raffaele Sollecito. Vorrei soltanto far presente come è stato repertato e dopo quanto tempo dal momento in cui è stato scoperto questo gancetto. Viene identificato, individuato il 2 di novembre e successivamente viene repertato il 18 di dicembre. In questi 40 giorni il gancetto rimane all'interno dell'abitazione, ma viene repertato in un punto diverso rispetto a quello in cui era stato individuato in un primo momento, addirittura a 2 metri di distanza. Quindi come si fa a dire che non sia stato toccato? Come si fa a dire che non ci sia stata contaminazione? A prescindere poi dal fatto che... una delle quali addirittura neanche verbalizzata, per 3 volte era entrata la polizia. Se voi vedete le fotografie fra il prima e il dopo, io le ho qua, adesso non le possiamo mostrare, ma le fotografie sono uno scandalo di quella stanza lì. La stanza viene letteralmente buttata per aria, dopodiché viene trovato il gancetto. 3 perquisizioni di polizia, una non verbalizzata. Il ma ragazzi... gancetto, dottor Portera, sembrava la prova definitiva della colpevolezza di Raffaele Sollecito. Invece poi cosa è successo? Brevemente, che dobbiamo andare in pubblicità. Anche in questo caso, come per il coltello prima, la quantità e la tipologia del DNA non è stata sufficiente, perché ricordiamo che sul gancetto non è stato trovato il DNA completo di Sollecito, è stata trovata solamente la componente sessuale Y, che comunque non ha fornito una compatibilità piena con l'indagato, per cui questa non compatibilità non ha poi ovviamente permesso di poter portare la prova avanti nei vari processi. Sempre molto chiaro il nostro dottor Portera, grazie. 6 anni dopo l'omicidio di Meredith, le telecamere di Linea Gialla sono entrate nella casa di Meredith, sulla scena del crimine. E chi ci abita adesso lo vedrete tra poco a Linea Gialla. Restate con noi. Non è bastato cambiare l'indirizzo della casa per esorcizzare il fantasma di Meredith. Ce lo conferma Reda, studente marocchino di Agraria. Nessuno vuole venire a abitare qua. Bentornati in diretta a Linea Gialla, amici telespettatori. Stiamo parlando dell'omicidio di Meredith Kercher. Si è tanto parlato di Amanda, della sua ambiguità, e la domanda alla fine è sempre quella: abile manipolatrice o angelo biondo? Sentiamo come ha descritto Amanda una prestigiosa firma del Foglio nel suo ritratto, Annalena Benini. Ascoltiamo. Forte, cattiva. Questa traduzione corrisponde alla tua interpretazione della parola Foxy Noxy? Soprattutto no, la parte di cattiva. Corrisponde con questo personaggio che si è costruito per spiegare le motivazioni di questa accusa. Cioè? Cioè che io sono una pazza, assassina, bugiarda, tantissime altre parole che posso dire, ma sono parolacce, quindi. Amanda studia scrittura creativa a Seattle. È più magra di allora, più ricca. $4 milioni di anticipo per la sua autobiografia uscita in America. Waiting to be heard. 1 milione per ogni anno di carcere in Italia a voler cercare risarcimenti. E se possedeva un'innocenza, l'ha persa per sempre. Le sue parole adesso sono misurate, sospettose, gli occhi sempre bassi. Nelle interviste alla televisione, le lacrime sono vive, ma trattenute. È libera, quasi. Ha un fidanzato. Da 1 anno e mezzo ha di nuovo una vita. Ha attacchi di panico, ma la sua assoluzione è stata annullata lo scorso marzo dalla Cassazione. La sua coinquilina Meredith non tornerà a dirle di pulire sempre il lavandino del bagno con la spugnetta, come faceva allora, quando entrambe sperimentavano la libertà. Un pezzo di mondo la considera un'assassina. Come uccidere la tua migliore amica e vivere felice?
è il sottotitolo che molti vorrebbero applicare al libro di memorie di Amanda Knox. Era l'estate del 2007 a Perugia, l'estate di un'americana di 20 anni all'estero, con l'amica inglese, le feste, il sesso, la marijuana e tutte le cose che non si dovrebbero fare e che quindi bisogna fare. L'operazione di Amanda è precisa: mostrare al mondo, soprattutto a quello che continua a considerarla la Venere in pelliccia, il diavolo con la faccia d'angelo, l'assassina con perversioni sessuali, che la sua vita da millennial è la vita di tutte le sue coetanee, che lei è innocente esattamente come loro, un'americana naif, con il senso confuso della libertà assoluta, che legge Harry Potter, nei bar di Perugia chiede un moccaccino e sul treno da Milano a Firenze incontra il compagno della sua prima one night stand in cui si prende l'herpes. Il sesso casuale per la mia generazione era semplicemente quello che si faceva, ha scritto nel libro. Innocente non solo in senso giuridico, scrive il New Yorker, che paragona l'innocenza spericolata di Amanda a quella della protagonista di Ritratto di signora di Henry James, ma anche in senso morale. Una ragazza bionda saluta i suoi affettuosi genitori e va alla scoperta del mondo, con l'innocente progetto di fare molto casino. Come Isabel Archer di Ritratto di signora, giovane americana che si trasferisce in Europa e vuole sperimentare la varietà del mondo, vuole scegliere il proprio destino. Non sapevo bene come diventare me stessa, scrive Amanda Knox, e avevo ancora una visione infantile delle persone. Desiderava piacere a tutti. Faceva sesso non per ossessione e nemmeno per amore, ma per esperimento. Non potevo prevedere che il mio privato, incerto esperimento sarebbe diventato la mia rovina. Che l'avrebbero accusata di comprare per Izoma il giorno dopo la morte di Meredith. Erano un paio di mutande rosa con stampato il fumetto di una mucca. La casa era sbarrata e non avevo niente per cambiarmi. E l'avrebbero ritratta come una dark lady tagliagole. In questo libro Amanda Knox sostiene che in quell'estate del 2007, l'estate dei suoi 20 anni, lei era poco più che una ragazzina moderna che esercitava come tante, come quasi tutte, come Meredith del resto, scrive Amanda, il disimpegno emotivo con ingenuità. La vita come viene e la libertà come desiderio comune. In un modo inafferrabile e ingarbugliato, che però rappresenta la confusione e la leggerezza di una generazione intera, la sua. Il messaggio di Amanda è: sono come voi, siete come me, quindi la vostra innocenza è anche la mia. È così, Sara Viola, la sua innocenza è anche la nostra? Sicuramente Amanda fa parte della sua generazione, ne incarna perfettamente tutti i vizi e tutte le virtù. Non dimentichiamoci però che drogarsi, fare sesso liberamente, prendere l'herpes al primo incontro non fa di te un assassino. Certamente ti mette in cattiva luce e fa venire fuori quella parte noir di te che in una situazione come quella di un delitto poi non ti giova. Professor Mastronardi, Amanda e Meredith erano due ragazze che condividevano la stessa esperienza lontano da casa. Può essere subentrata la gelosia, l'invidia tra di loro? Beh, sicuramente dagli atti del processo compare una rivendicazione che Meredith faceva abitualmente contro Amanda, ovvero se gli riproverava tre cose. Primo, il fatto che fumava. Due, il fatto che portava strani amici a casa. E tre, il fatto che non puliva. Quindi comunque una certa rivalità c'era. Ma possiamo dire che era una rivalità che non aveva nulla a che fare poi in fondo in realtà con la commissione di un delitto. È quello che può capitare in qualunque casa. Quindi non vorrei che quello che stiamo dicendo ora sia intravisto come colpevolezza dell'una o dell'altra persona. Sono garantista sino all'ultimo istante. Se vedevo l'avvocato Mastro annuire, amico di Raffaele Sollecito, erano due ragazzi normali come tanti altri ce ne sono. Sì, ma anche fin troppo normali. Il problema è che nello stare a guardare tutta questa querela mediatica, la gente non potendo agganciarsi o non potendo conoscere le carte si è divertita a valutare normalissimi comportamenti come addirittura ragioni per un efferato delitto. Una ragazza normalissima
tra l'altro, che litiga qualche volta, perché guardate che le studentesse, se qualcuno vive, se qualcuno ha esperienza lo capisce, le studentesse in casa hanno sempre qualche screzio, non per questo poi si decide di portare il proprio ragazzo per un'orgia e accoltellarla alla fine, insomma, sembra un po' un'esagerazione che non doveva essere valutata. Sono passati 6 anni dalla morte di Meredith Kercher e a Perugia 6 anni dopo ci siamo tornati, nella casa di Meredith, nella scena del crimine. Quella storia è ancora un ricordo vivo per i ragazzi di Perugia, stranieri e non. Il nostro inviato Martino Villosio. Tu sai che cosa è successo in questa casa? Eccola, 6 anni dopo, la casa in cui si è perso l'ultimo grido di Meredith. 6 anni fa, mamma mia. Tra le mura che ospitavano Meredith e Amanda, le feste, la musica, gli amici, oggi ci accoglie una famiglia bengalese. Ecco le camere delle coinquiline italiane di Amanda e Meredith. Il bagno in cui Rudy Gede ha lasciato tracce della propria presenza in casa. Su questo corridoio, una di fianco all'altra, la camera di Amanda e quella di Meredith, chiusa a chiave. Non è bastato cambiare l'indirizzo della casa per esorcizzare il fantasma di Meredith. Ce lo conferma Reda, studente marocchino di Agraria. Vive proprio sotto l'appartamento del delitto. Ho visto un annuncio senza foto, cioè di una casa che costa 150 euro la camera. Ma prima io non credevo, perché 150 euro una camera a Perugia non esiste. Nessuno vuole venire a abitare qua. Saliva tutti i giorni queste scalette, Meredith. A pochi metri dalla casa c'è l'università per stranieri di Perugia. Le poche studentesse inglesi che continuano ad arrivare sanno bene che cosa è accaduto in questa città. I don't know, yeah, I mean it was terrible. This fact didn't prevent you from coming here in Perugia. It did raise concerns. Yes, but it didn't prevent me. There are many more drugs than I thought there would be. It's a very beautiful city, but it can be dangerous as well. Tante cose sono cambiate in 6 anni. Ha chiuso per esempio il pub di Patrick Lumumba, dove lavorava Amanda. Le studentesse che arrivano dagli Stati Uniti non gradiscono troppo il paragone con la Knox. She's the exception, yeah. Not the norm. Yeah. Nessun eccesso, niente sballo o trasgressione a Perugia, giurano le ragazze americane davanti alla telecamera. We've heard about it, but that's not something we participate in. I go to class, hang out with my friends, do my homework, study. So what do you do during the night, usually? Sleep, usually. My name is Dan. Ma prima comunque di andare a far diretto, se fermano sul bar, se fanno già la carica. Ma ha bevuto troppo. Facciamo cose che non facciamo mai negli Stati Uniti. Il caso della Amanda Knox, questa cosa. Lo sballo, gli spinelli sulle scale del Duomo, i festini e le leggende fiorite intorno ad Amanda. Perugia, che da sempre accoglie studenti stranieri, si sente danneggiata dal caso Meredith e lentamente sta provando a dimenticare. Meredith Kercher, ti dice qualcosa? Chi è? Niente. Niente. Sapete chi era Meredith Kercher? No. No. Noi sappiamo solo che un ragazzo, cinese, qualche mese fa, Per questi studenti cinesi, Meredith Kercher è una sconosciuta. A turbarli è invece la morte di una loro connazionale che studiava a Perugia ed è annegata la scorsa estate nel lago Trasimeno. Forse aveva assunto droga. Meredith e il suo triste destino hanno segnato profondamente la città, ma anche a Perugia la vita continua. Vengono gli studenti stranieri perché ti offre un ambiente tranquillo per studiare. Ma
assomigli moltissimo a Meredith, proprio a questa studentessa. Non è vero, mi è dispiaciuta la sua storia quando l'ho sentito, però... Questo non ti ha impedito di venire a Perugia comunque, diciamo? No, io sto abbastanza attenta. Prima di venire eravate un po' preoccupate da questa storia di Meredith oppure no? Io sì. Sì? Mi sono informata sull'internet, ho letto tante cose, ma sì, adesso... Dopo averci vissuto per un po' di tempo... Sì. Questo il racconto del nostro Villosio qui in studio. Allora, dopo 6 anni dalla morte di Meredith, cosa è cambiato a Perugia? Come l'hai vista cambiare? Perugia, diciamo, è cambiata profondamente nel suo rapporto con gli studenti stranieri, ovvero... Studenti stranieri ce ne sono un po' meno, soprattutto per esempio che vengono dal Regno Unito, dalla Gran Bretagna. Studentesse americane ce ne sono ancora, io ne ho viste tante in giro e devo dire che sì, è vero, si respira un'aria forse più malinconica su Corso Vannucci, i locali che ospitavano la vita di Amanda, di Meredith, di Raffaele sono un po' più vuoti, però devo anche dire che tutto sommato questa vocazione all'accoglienza degli studenti stranieri Perugia l'ha mantenuta e il locale, il Merlin, in cui Meredith ha trascorso la notte di Halloween prima di essere uccisa, era pieno di studenti Erasmus con ingresso precluso agli italiani, peraltro. Grazie, Villosio. Daniele Protti, quella casa, la casa di Meredith, è diventata improvvisamente il centro dell'interesse delle televisioni di tutto il mondo. Perché questo caso, più di altri, forse è diventato questo grande fenomeno mediatico a cui abbiamo assistito? Beh, perché Perugia da molti decenni è la città sulla quale convergono tantissimi studenti stranieri, adesso non solo occidentali, come mi ricordava ora, ma anche orientali, cinesi in particolare. Inevitabilmente allora un delitto, come è stato raccontato, eccetera, attira l'attenzione. Non mi sembra che sia niente di particolarmente nuovo. Poi, certo, si presta. C'è stata una battuta prima che veniva fatta. Gira ancora tanta droga. E questo forse è una cosa che andrebbe segnalata alla polizia? Non escludo che la polizia sappia esattamente cosa succede a Perugia. Avvocato Maori, l'ultima parola a lei. Le chiedo perché, secondo voi, Raffaele Sollecito, che abbiamo sentito, ha parlato prima a Linea Gialla, deve essere assolto. Rapido. Deve essere assolto perché è innocente, perché non ha commesso nessun reato, né tantomeno un reato così grave ed efferato, perché è una brava persona, perché deve essere restituita la sua vita. Avvocato Maresca, credo che sia ancora collegato. Cosa si aspetta la famiglia di Meredith? Sì. Beh, il desiderio principale io penso che sia quello di ricordare finalmente Meredith fuori dalle aule di giustizia, e quindi di mettere una parola fine e di accertare in modo definitivo la responsabilità dell'omicidio della loro figlia. Quindi penso che soprattutto attendano la definitiva chiarezza sulla responsabilità per questo omicidio. Grazie, grazie all'avvocato Maresca. Altre ragazze, altre storie di cronaca, ragazze minorenni che si prostituivano in cambio di soldi e di vestiti. Molte provenivano da famiglie benestanti. Più andiamo a fondo, più emerge il marcio, dicono i carabinieri, mentre leggono i messaggi tra le ragazzine e i loro clienti. Eccone una parte. Ti scrivo perché non mi funziona il computer. Allora, descrizione fisica. Alta quasi 1,70, mora, capelli lunghi, occhi marroni, gambe lunghe. Quinta di seno, il peso non lo so con precisione, ma sono un po' in carne. Ho 3 tatuaggi, tutti non visibili, uno sul seno, uno sull'inguine e uno sulle costole. Ho il piercing sulla lingua, ma lo posso togliere. Io ho il segno del piercing all'ombelico che ho tolto tempo fa. Descrizione personale, penso di essere una ragazza solare, allegra, mi piace andare a ballare e frequentare locali. Amo molto il sesso con gli uomini, meglio se più maturi di me. Non ho tabù, a parte... Per il resto sono una ragazza normalissima. Mi piace uscire bene e fumo. Chi sei, Azzurra? No, sono Aurora. Aurora o Azzurra? Azzurra sta arrivando. Ciao, sono sempre Francesco, quello di prima. Ciao, amore. Ma se voglio vedere... Tornare più tardi, però non so a che ora. Ma sei quello di adesso?
Sì. Ci starà la mia amica, però. Se non conosci alberghi, te ne trovo io qualcuno nelle tue vicinanze. Non mi piace andare negli alberghi. Ok, basta che li... Questo scambio di SMS è del 31 maggio 2013. Sono messaggi tra una ragazzina di 15 anni e l'uomo che la fa prostituire, Nunzio Pizzacalla. Destinatarie di questi messaggi, due ragazzine che chiameremo Anna e Maria. Quello che emerge da SMS e intercettazioni telefoniche non lascia spazio a equivoci. Non meno di 2.000 euro mensili, 600 mie e il resto tuo. Facciamo direttamente entro le due ore 300 e superate fino a mezza giornata 500. Mi servono foto dove si vede tutto il corpo, se hai anche sexy. Il video mi serve per vedere come ti sai muovere e presentare, così domani se riesco a trovare un cliente già so come sei. Mandami un po' di foto sexy, anche se non di fuori. È chiaro che Pizzacalla è consapevole che la ragazza sia minorenne. Mi chiedono, hai realmente 18 anni? La controlla. Fino adesso quanti clienti hai visto? Ogni volta che fai uno devi mandare un SMS con tempo e soldi. La rimprovera. Senti, non so se per te è un gioco, ma oggi ti dovevi fare una persona, forse due. Per me è un lavoro, è un guadagno. Mentre tu stavi a dormire, loro ti hanno chiamato ed è saltato tutto. Non mi piace così, mi hai fatto perdere un cliente. Mirko Ieni addirittura fornisce alle due ragazze due numeri di cellulare a lui intestati da utilizzare con i clienti. Ieni dà indicazioni su prezzi e modi. Amo, Antonello, chiamalo. 328 400, voi due insieme. Questo invece è Angelo, solo 300. Questo vi vuole offrire una vacanza a Cannes 5 giorni. Io ho chiesto 1.000 euro al giorno più tutto pagato. Lui 500, trovate una via di mezzo. 1.000 euro al giorno. Questo il prezzo di due ragazzine. È sempre Mirko Ieni che trova l'ormai famoso appartamento di Viale dei Parioli 190 per gli incontri di Anna e Maria. Se io c'ho una casa, queste due mi vengono là dentro. Tutte e due a me mi fanno 600 euro al giorno. C'ho una casa, gli dico stai ai Parioli, quelle due manco vado a pigliarle. Dopo, quando escono da scuola, mi entrano là dentro. Prendersi casa, ste co***e. E gli servono i soldi e sfruttarle. Se non le sfrutto così, non le sfrutto più dopo, capisci? È sempre lui che cerca di pubblicizzare l'attività con alcuni annunci sul sito bachecaincontri.com. Ed è sempre Ieni che le rimprovera sulla puntualità. Io sto tutto il giorno appresso a voi due a fare le coglie. Adesso questo lo chiami, ti fai venire a prendere tardi mezz'ora. Chiudiamo qui i conti e te ne vai a casa, perché io non sto a giocare per niente proprio. Amici, io ce lavoro con sta roba, a me non me ne frega un c***o di voi due. Cioè, parliamoci chiari, siete poco serie, poco precise. Adesso devi farti questo. Devi farti questo obbligatoriamente, perché questo sta da due giorni e mi ha rotto il c***o. Siccome sta venendo staccato dall'ufficio e te sta a portare 250 euro, di cui una piotta e mezza è mia, perché sto io a pagare a casa, perché voi non siete capaci neanche di fare questo. Vieni, te lo fai e te ne vai. No, no, aspetta, te però non mi puoi dire quello che devo fare. Cioè, non è giusto che tu mi dai ordini, che c***o vuol dire? Lavoravi oggi, l'ho detto io, quindi nel momento in cui si lavora tu ci stai e non mi fai zompare la giornata. Riccardo Sbarra ha rapporti sessuali con almeno una delle due minori. I suoi messaggi sono espliciti. Mi mandi una foto della della tua amichetta? Dello stesso tenore, gli SMS di Michael Mario De Quattro, che ha realizzato dei filmini dei suoi rapporti sessuali con una delle due ragazze e le chiede 1.500 euro per non diffondere il video su internet. E poi c'è una donna, la madre della 14enne che spinge la figlia a prostituirsi. Dalle intercettazioni telefoniche risulta chiaro che da un lato la sprona a lavorare anche quando la ragazza non si sente bene e dall'altro si raccomanda che non trascuri lo studio. Sulas, questi messaggi che cosa ci raccontano? Guarda, io ho provato un senso di schifo e mi è venuto in mente da ragazzo, da ragazzino, che in tutte le città, in tutti i paesi d'Italia c'era il foro boario. Sapete che cos'era il foro boario? Il linguaggio era questo, dove si contrattavano le mucche, i cavalli, le capre, le pecore. Ecco, chissà perché mi è venuto in mente il foro boario, uguale. Qui è la figura del pappone che è micidiale, parliamoci chiaro. Le altre sono delle disgraziate, certo delle disgraziate, diciamo così volgarmente, con un po' di pelo sullo stomaco perché reggono il confronto, però la figura del pappone è micidiale. Con ciò, mi dispiace dirlo, ma stiamo un po' scoprendo, diciamo così, l'acqua calda. Non a caso si dice che questo sia il mestiere più antico del mondo e non ha limiti di età, purtroppo.
A queste intercettazioni che avete sentito si sono aggiunte nuove dichiarazioni, nuovi colloqui, nuovi verbali, verbali agghiaccianti, come questi che sentite. Senti un po', ma tu che fai? Non ti muovi oggi? No, ma perché sto male, già ho detto. E come facciamo? Già, perché io sto a corto, dobbiamo recuperare. Mo vedo che posso fa. Comunque, pure se comincio tardi, cioè oggi, ma veramente sto male. Domani dopo scuola si vede, dai. Ma ce la facciamo a recuperarla sta settimana? Ma come no, voglia. Mi ha chiamato la tua professoressa di latino. Voleva sapere perché non stai andando. Gli ho detto non si sente bene, mi ha detto pensa che domani verrà a scuola. Allora tu che cosa hai intenzione di fare? No, dimmelo, perché sennò ci prendiamo in giro. Andiamo dagli insegnanti e glielo diciamo. Ma io voglio andarci a scuola. È solo che non c'ho tempo per fare i compiti. E vabbè, il tempo si trova per fare i compiti. Quando si trova, mamma? Quando esci da scuola, torni a casa, 2 ore studi. Ma dopo non ce la faccio ad andare, perché dopo che ho studiato sono stanca. E allora devi fare una scelta. Puoi alternare i giorni. Riflettici bene, perché altrimenti io ti ritiro. Non lo puoi fare, mamma, non ho 16 anni. Apposta! Allora tu ci devi andare. Io voglio andarci, mamma, però non voglio andarci senza aver fatto i compiti. Io penso di conoscere il motivo per cui sono qui oggi. Sono stata colta nel fatto, ovvero mi prostituivo a scopo economico fin dal luglio del 2013. Tutto è cominciato con la mia amica Maria. Un giorno ci siamo collegate su bacheca incontri per trovare lavoretti ed essere autonome e abbiamo visto un annuncio invitante per lavorare e guadagnare facilmente tanti soldi. Conosco Maria da quando facevamo le medie, è la mia amica del cuore. Lei ha cominciato subito a lavorare, io l'ho fatto più tardi perché non me la sentivo, non mi sembrava una bella cosa. Dopo qualche mese ho cominciato a lavorare anch'io. Mia madre non lavora, mio fratello ha problemi di salute, gli manca mio padre. Io non ho mai sentito la sua mancanza. Ho 14 anni e quando sono truccata ne dimostro di più. Ho deciso di provare e così ci siamo organizzate autonomamente con Maria. La prima volta che è avvenuto un incontro è stato con un signore di 35 anni che ci ha portato a Piazza Fiume a casa sua. Il primo appuntamento l'abbiamo avuto con uno a Piazza Fiume. Ci siamo divise i compiti. Lei doveva avere rapporti sessuali. Io le ho fatto vedere come si doveva fare su internet. Io prendevo i soldi e me li facevo dare prima del rapporto che lei consumava. Inizialmente lavoravamo sempre insieme perché io avevo paura e con lei ho iniziato a imparare. Prendevamo 300 euro, tutte e due insieme per la prestazione con rapporto completo, 200 per soli preliminari. Piano piano ho cominciato a lavorare da sola chiedendo 150. Senza Mirko lavoravamo 3 volte a settimana, con lui tutti i giorni c'erano almeno 2 incontri. L'abbiamo conosciuto come cliente e poi è diventato il nostro intermediario. Prima gli incontri avvenivano in macchina o a casa dei clienti, poi Mirko ha preso in affitto un appartamento. A Mimmi davamo 10 euro ogni volta che avevamo bisogno della casa. Secondo me lui faceva finta di non sapere che eravamo minorenni. La mamma della mia amica non sapeva cosa facevamo, ma lo sospettava perché giravano troppi soldi. Una volta ci chiese come mai avessimo tutti quei soldi e non rispondemmo che spacciavamo. Lei disse che se ci beccava ci si bevevano. Mamma non chiedeva, ma io cercavo di aiutarla. Quando le davo i soldi li prendeva anche se pensava che non fosse giusto. È capitato che alcuni clienti, dopo averci visto e aver domandato se eravamo minorenni, abbiano comunque avuto il rapporto sessuale. Io volevo lavorare per comprarmi le cose griffate, volevo avere i miei soldi per comprare tutto ciò che mi piaceva. In quella casa ho incontrato un paio di volte 2 uomini e so che uno di questi è venuto qui da voi a raccontare tutto. Si tratta di un uomo alto, moro, con tatuaggi di 28 anni circa. Mi ha detto che sapeva che ero minorenne e che facevo cose che non dovevo fare. Ho avuto un rapporto sessuale con lui e alla fine mi ha dato 200 euro. Questo signore mi ha anche detto che mia madre gli aveva dato l'incarico di vedere che cosa facevo. Quello che fa più impressione in questa storia, Sara Viola, è la madre che spinge la figlia a prostituirsi invece di spingerla a studiare, no? Ah, cerca di fare anche questo. Si preoccupa dell'insegnante di latino. Ma Salvo, dobbiamo ricordare che essere madre non significa essere mamme. Avere partorito non vuol dire avere l'istinto materno. In questa donna di materno non c'è proprio niente. Questa donna ha confuso completamente sua figlia per una fonte di guadagno o comunque per qualcuno che non si sente assolutamente in grado o non vuole del tutto tutelare. Una madre non è una mamma, così come un'amica non è una complice. E quando una di queste ragazze dice la mia migliore amica mi ha portato a prostituirmi, forse dovremmo riflettere su che cosa sia davvero un amico. Collegato con noi, insieme al nostro Fulvio Benelli, c'è l'avvocato Michalizzi che rappresenta uno degli indagati nel giro della baby prostituzione. Fulvio, a te.
Sì, buonasera Salvo, buonasera a tutti. Allora, oggi qui a Roma è stata una giornata intensa, intensissima per quanto riguarda questa vicenda. Almeno tre grandissime novità. Proverò ad elencarvele brevemente. La prima, clamorosa, è stata iscritta nel registro delle indagate una delle due ragazzine, nella fattispecie la più grande, per induzione alla prostituzione. Avrebbe portato l'altra ragazzina sulla strada della prostituzione. È la prima volta che una di queste due ragazze da vittima diviene presunta colpevole. La seconda novità, non meno clamorosa, voi sapete, sono in carcere per questa vicenda già 5 persone. Questa mattina sono scattate le manette per un sesto personaggio. Si tratta di Marco Galluzzo, un imprenditore edile di 49 anni che sarebbe stato arrestato perché spacciava dosi di cocaina in cambio di prestazioni sessuali. Pensate che sul display del cellulare delle due ragazzine lui era rubricato come Bambus, appunto da Bamba, che è un nome gergale proprio per definire la cocaina. Terza, questa mattina presso il Tame si è svolta l'udienza per discutere della istanza di scarcerazione da parte dei 5 imputati, e io sono qui proprio con l'avvocato di uno di questi degli imputati, Sbarra, l'avvocato Pier Giorgio Michalizzi, a cui chiedo sostanzialmente qual è la linea difensiva del vostro assistito. Sì, dunque noi abbiamo chiesto naturalmente l'annullamento dell'ordinanza impositiva della custodia cautelare in carcere, sia per la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza e sia per quanto riguarda la mancanza delle esigenze cautelari. Noi riteniamo, ci teniamo a ribadire che comunque la posizione del nostro assistito vada nella maniera più assoluta distinta e separata dalle altre posizioni. Si tratta di una posizione marginale. Il nostro assistito è un commercialista che si è trovato coinvolto in questa vicenda per puro caso, si è trovato a navigare su internet e su questo sito di bacheca che ormai è a tutti conosciuto, dove ha incontrato queste due ragazze e si presume che abbia avuto un rapporto sessuale. Non ha in nessun modo operato un'opera di induzione, sfruttamento, favoreggiamento, reclutamento della prostituzione. Grazie, grazie a Fulvio Benelli e grazie all'avvocato, naturalmente. E i genitori dei figli minorenni in tutto questo, che posizione hanno? Cosa pensano? Spesso restano in balia degli eventi e non sono consapevoli di quello che succede ai loro figli. Ascoltate Fulvio Benelli. Nella vicenda delle due liceali che si prostituivano ai Parioli, una delle cose che ha colpito di più l'opinione pubblica è stato il ruolo dei genitori. Una madre che denuncia quando ormai la frittata è fatta, l'altra madre che addirittura chiede una percentuale sui proventi della figlia. Nell'ipotetica pagella, peggio ancora vanno i padri, non pervenuti, distratti o completamente assenti. Come fa a non accorgersi che tua figlia si prostituisce oppure si fa mille tatuaggi, ma non lo sai quanto costano i tatuaggi? Il problema della prostituzione non deriva da questi ragazzi, deriva da una incapacità dei genitori di capire dov'è il problema, perché mia figlia a 16 anni so quello che si può permettere e quello che non si può permettere. Abbiamo raccolto con camera nascosta il racconto di questo genitore, parrucchiere giovane e alternativo, alle prese con l'esuberante adolescenza di sua figlia e delle amichette della comitiva. Uno spaccato di vita, a dir poco sconcertante. Le ragazzine si mettono in ginocchio e chi ne fanno di più, eh? Però i genitori non sanno. I genitori lo sanno perché io e mia figlia so dove sta. E io non ti dico che mia figlia non l'abbia fatto un po', non l'abbia fatto, però io gli devo insegnare che fare sei figli non sei più una figlia, sei una p***a. Però i genitori non hanno il coraggio di dire ai figli che sono p***a. Quindi fammi capire, la più f***a del gruppo è quella... Il gruppo è quella che ha fatto sesso prima di tutti, è quella che sa fare, cioè se parlo, sì, quella che sa fare una p***a, quella che sa fare, capito? Cioè quindi loro chiaramente hanno una comunicazione molto molto spinta. Veloce. Tu hai trovato delle conversazioni di tua figlia? Certo. Loro parlano, ma ti puoi fare un per me, ti va di venire un addirittura. Io sono anche zio di una ragazzina di 15 anni, insomma, pure lei, e loro si danno addirittura adesso appuntamento nei centri commerciali, nei camerini, per far vedere i c***o.
Quindi oggi secondo te come si fa a fare il genitore? Oggi credo in una genitorialità che deve essere molto molto più diretta, cioè nel senso parlargli proprio di che cos'è il sesso, cioè non di girare intorno a quella che è la sessualità. Ma lei ha capito? Cioè ha capito quella cosa? Lei non l'ha fatta? Allora, lei lo capisce, purtroppo però è sempre intrisa della situazione sua da adolescente. A loro non interessa neanche quello che poi pensano, capito, gli altri così, perché se tu arrivi a qualcosa prima. Quindi io per esempio, cioè io lo dico direttamente, guarda che le persone, cioè i ragazzi, o gli piaci o se vengono con te così come gioco è solo perché vogliono che tu gli fai questo, questo e quest'altro. Non dico che tu non ne devi avere solo uno, perché tu devi esplorare il tuo corpo, devi esplorare il corpo degli altri, ma non che a 16 anni ne hai esplorati già 4. Tu ti sei confrontato con altri genitori? Io mi sono confrontato con i genitori, il problema è tutto uguale, perché io qui capiraccio, ho detto qui praticamente fai delle statistiche, puoi tirare certo fuori i propri mondi, perché qui c'è la casalinga, c'è quella impegnata, c'è la professoressa, cioè io penso che loro abbiano bisogno di improvvise visite da parte dei genitori in dove stanno, in qualsiasi posto dove stanno. E loro devono avere il terrore che tu arrivi all'improvviso. C'è chi infatti prende l'investigatore privato? Ma a me non mi serve, lo faccio io l'investigatore privato. Perché io senza ti dico niente sto fuori dalla discoteca o entro in discoteca. Io vedo se sei impasticcata, io vedo se sei fumata, io so se sei calata. Daniele Protti, io vedo, ma poi non si vede nulla alla fine. Ti stupisce tutto questo? No. No, perché credo che, senza voler demonizzare i media o cose di questo genere, credo che gli effetti nell'arco dei decenni della televisione, del web, della gratuità del web e la facilità di trasmissioni, di stabilire contatti, eccetera, devo dire che la cosa che però continua a lasciarmi sempre un po' sorpreso, mentre di altre no, sono le madri. E lì ci sarebbe da... Padre, però, permettetemi di dirlo, perché forse è anche una parola paterna, no, per i figli. No, certo, ma di quello che si è sentito qua, per provano carità, uno, per carità. Due, tre, sì, prova. Quando trovato i figli in discoteca, calati o non calati, e ci arriviamo come dei carabinieri, che cosa abbiamo risolto? È da dentro che il figlio va guidato, non da fuori. Ne riparliamo tra poco, perché non ci sono solo casi romani. L'inchiesta si allarga anche a Milano. Altre ragazze, altre minorenni che si prostituivano, tra poco a Linea Gialla. Bentornati in diretta a Linea Gialla, amici telespettatori. Stiamo parlando di baby prostitute, di minorenni che si prostituiscono. I genitori provano a proteggere i loro figli e spesso lo fanno ingaggiando un investigatore privato. Anche noi abbiamo parlato con uno di loro che ci ha fatto fare un giro nei luoghi dove per conto dei genitori controlla quello che fanno questi ragazzini. Sentite. Sospetti, negligenza, bugie. Il rapporto tra genitori e figli sembra farsi sempre più teso e complicato. Negli ultimi anni è lievitato il numero delle persone che decide di rivolgersi all'investigatore privato. Elio Petroni, storico detective romano, ha accettato di rivelarci l'identikit dei suoi clienti e i loro inconfessabili segreti. In genere è un po' il papà che prende un po' l'iniziativa e che nota un po' di più il comportamento particolare. Però le mamme, devo essere sincero, sono quelle che sanno un po' di più della cosa e tendono sempre un po' a coprirlo, a cercare di avere un rapporto privilegiato. Ma tentano di coprire anche di fronte a cose gravi come la prostituzione? Ma sì, io ho trovato persone che accompagnavano i figli nei luoghi, una coppia separata, lui ha fatto fare indagini e lei accompagnava la figlia in questi posti, già a 16 anni, insomma. Quindi a te la storia delle due ragazzine di Parioli come investigatore privato non ti sconvolge, non ti sorprende più di tanto? Assolutamente no, perché io ripeto,
da 25 anni faccio questo lavoro, mi è sempre capitato. Certo, negli ultimi tempi, con tutti i 4-5 anni, in maniera più frequente. Dal 1989, anno in cui ha lasciato la polizia, Petroni perlustra la città in cerca di prove e riscontri per i suoi clienti, spesso genitori di ragazze troppo disinibite. Ma è vero che le ragazze abbienti sono addirittura più inclini alla prostituzione che quelle del ceto medio-basso? Possono essere più coinvolti perché sono persone che insomma hanno vissuto in un contesto sociale abbastanza ovattato e se hanno purtroppo la sfortuna di incontrare una ragazza o un ragazzo, nel caso maschile, certamente più scaltro, più sveglio, perché li prendono come idoli. Stai provando a dirmi che una ragazza che già si prostituisce viene preso come modello? Certo, perché sfoggia magari la borsa griffata, le scarpe particolarmente alla moda, e allora diventa, dice, perché? Dice, ma guarda, ti spiego che è facilissimo, alla fin fine devi essere un po' carina con persone un po' più grandi di te e basta. E allora lì per lì sembra pure una cosa, quasi che siano furbe, più furbe delle altre che non lo fanno. Come reagiscono i genitori quando poi tu porti le foto, quando porti le prove? Sicuramente la prima reazione è lo stupore, dice, ma non è possibile, ma mia figlia è una bambina, ma come, ma vi siete sbagliati, le persone dicono, ma vi siete sbagliati. Purtroppo ci sono addirittura persone che non sono pronte neanche a ritirare i risultati delle indagini, perché dopo scatta il problema di dover affrontare un problema che diventa molto serio, perché se un figlio è coinvolto in un giro di droga, in un giro di prostituzione, per un genitore e per il genitore diventa un problema molto grave. Chi sono questi che vanno con queste ragazzine? 40-50 anni, borghese, sposato con figli. Ma è davvero così facile trovare una studentessa con cui fare sesso? Per non commettere reato, cerchiamo sul sito bachecaincontri.com profili di ragazze già maggiorenni. Ne individuiamo una di 21 anni che ci racconta in modo esplicito la sua passione per il sesso che dura già dai tempi del liceo. Le mandiamo una mail in cui le chiediamo maggiori informazioni. Ci risponde dopo meno di mezz'ora. Propone di inviarci per posta elettronica alcune foto maliziose in cambio di una ricarica di 10 euro al suo numero di cellulare. Accettiamo. Una volta fatta la ricarica, la ragazza quasi istantaneamente ci invia il link di un'altra pagina web interamente dedicata a lei. Qui le foto ci sono. E come? Ci sono anche le tariffe. 150 euro per 2 ore. In privato otteniamo anche il numero di cellulare. È fatta, la chiamiamo per un incontro. L'adescamento è compiuto. Chiaramente non andremo all'appuntamento. Ha visto, professore, quanto è facile adescare una minorenne, soprattutto su internet? Lo so bene perché ho fatto parte del gruppo Internet e Minori nel comitato di autoregolamentazione Internet e Minori, quindi ministeriale, quindi ci siamo resi conto che è un mare magnum, per cui mentre prima c'era l'avvicinamento nella piazza, adesso è un forum senza limite. Ora, a questo punto, chiedendoci che cosa fare, Sara Viola giustamente diceva, ma i padri esistono o non esistono? Innanzitutto questo, d'accordo, però oltre ad una certa bonifica in relazione alla famiglia, a quello che deve fare un padre e una madre in modo ficcante, perché il figlio ha bisogno di sentire che ho credito nelle potenzialità latenti tue e quindi grido, oltre questo e oltre un'altra agenzia, la scuola, confrontatomi con 2 magistrati della Procura e della Procura minorile e con i carabinieri, noi abbiamo 3 importanti strade. Una, la denuncia, d'accordo, però lì compare presso i carabinieri se il reato è di un certo genere, scatta la denuncia, quindi con la persona, lì dove figura la persona. A questo punto invece c'è altre 2 strade. Una, la Procura, quindi la denuncia anonima,
anche telefonica, alla procura minorile. E la procura minorile, che fa dopo tutte le indagini, è dovuta farlo per la sua attività di prevenzione. E la terza, professore? La terza, poi dopo, sono le agenzie tipo telefono giallo, telefono rosa, che non ha il vincolo di comunicare chi ha fatto la denuncia. Può restare anche anonimo. Ma può essere un supporto, importante. Un supporto importantissimo. Andrea Ghirardini, informatico forense. C'è un mondo sommerso, abbiamo detto, che si nasconde dietro un computer o uno smartphone, come si chiama in gergo, cioè un telefonino di ultima generazione. Ma è davvero così facile eludere i controlli delle forze dell'ordine quando, come abbiamo visto col servizio del nostro Benelli, si cerca di contattare una minorenne e di adescarla? Sì, in effetti sì, perché internet è una rete pensata per collegare delle macchine tra di loro, non tanto degli esseri umani. Quindi a volte è facile identificare un dispositivo, ma è molto più difficile identificare una persona. In più è nata come una rete insicura e da lì si è sviluppata. Quindi in teoria è molto facile riuscire a evitare un sacco di controlli, un sacco di possibili modi di essere localizzati. Inoltre dobbiamo ammettere anche il fatto che la conoscenza da parte delle forze dell'ordine è molto a macchia di leopardo. Ci sono elementi estremamente schillati, ci sono degli elementi che invece hanno una conoscenza informatica medio-bassa. Grazie, ma quello che stupisce, Sara Viola, è come fanno i genitori a non accorgersi di tutto questo, di quello che abbiamo visto prima? I genitori prima mettono i figli al mondo e poi li mettono nella rete, ne fanno delle vittime. Il genitore è cieco e sordo perché ha paura, e oggi come oggi, tra l'altro, il genitore che è pieno di sensi di colpa perché non c'è, perché si è separato, come si diceva nel servizio, perché magari ha l'amante o una o più, perché è confuso completamente e sa di avere mancato alcune tappe, salvo perché l'educazione dei figli non inizia a 16 anni, inizia a 16 ore, ed è da lì che si comincia a parlare col figlio e ad educarlo, a dargli dei messaggi che poi da dentro lo conducono fuori da certi giri. Quando devi raggiungere tuo figlio in discoteca e inseguirlo, è molto tardi. Il genitore è cieco, è sordo, perché ha paura di ciò che può vedere e sentire. Il giro della prostituzione minorile si allarga anche al nord. Da Roma arriva a Milano, nella Milano Bene, dove a prostituirsi anche nel passato erano figli di professionisti. Siamo andati a farci un giro in quelle scuole dove c'erano queste minorenni, a sentire cosa dicono oggi gli amici di quei ragazzi. Tommy Guerrieri, Francesco Cremonesi, sentiamo. Milano come Roma. Il caso delle minorenni che si prostituiscono in cambio di soldi, di borse e vestiti firmati o ricariche telefoniche, si allarga ad altre città e si aprono nuove indagini. Come sul fenomeno delle ragazze doccia, emerso nei giorni scorsi dalle pagine dei quotidiani, ma noto da tempo a medici ed educatori. Sono minorenni che nei bagni delle scuole di Milano offrono prestazioni sessuali al soldo dei compagni, con la stessa disinvoltura e la stessa quotidianità con cui ci si fa la doccia al mattino. Siamo stati davanti ad alcune scuole milanesi per capire che cosa succede. Lo sai che anche su Milano un po' di tempo fa c'è stata una storia di ragazze che si prostituivano nei bagni in cambio di cellulari, scarpe, ricariche? No, ma c'è stato anche in questo storia. Sì, hai sentito parlare? No, in generale sì. Anche di gente che andava con i professori. Ci penso che quasi verifichino un episodio di questo tipo. So di una ragazza che, cioè, ma non penso sia molto pertinente come cosa. Vabbè, no, prova a raccontarmelo. Che poi cambia ragazze in base ai regali che le fanno. Ah, cioè, spiega? Cioè, nel senso lei sta con dei ragazzi, per esempio, uno le regala le pellicce, allora lei sta con lui. Piuttosto che... Anni? Anni 16. Yeah. Yeah. Il problema vero è un po' la mercificazione di tutto oggi. Piccole cose, perché in realtà piccole cose in cambio di cose grandissime. C'è una che quando c'erano dei congressi lì dove c'è il cinema, che faceva tutte le cose. Ma cos'è che faceva? Tutte le porcate con i ragazzi, cioè, ma uno schifo. Così o per soldi? No, era una. No, perché era semplicemente ancora rimasta. Sono totalmente fuori controllo, a mio parere. Cioè, nel momento in cui niente ha valore, da un punto tutto di vista, tutto è possibile. She never loved me, she never loved me.
anche le bambine qua vestite in un modo allucinante. Ma si sente di escludere categoricamente che possano esserci episodi? Categoricamente oramai direi è difficile escluderlo, poi la certezza al 100% non ce l'ho naturalmente. Ma secondo me si tratta più di ragazze più piccole. Da padre ne ha parlato con sua figlia, immagino. Cioè, che cosa le ha detto? Ma quelle sono, ripeto, ne ha fatto, invece mi ha detto fuori se vogliamo. Girano un po' di foto, non so niente. Girano foto? Sì. Tipo? Le foto che mandano ragazze. E le fanno girare a scuola poi. C'era un aspetto forte legato anche al tipo di prestazione sessuale, che mi aveva colpito molto. Nella, nel senso, una prestazione sessuale, parlando di adolescenti, che poteva essere... diciamo così, anche di tipo violento, rapporti anali, rapporti orali, cioè qualche cosa che doveva essere effettivamente un mercato anche di tipo, scusi, a prezzi per di più, a prestazioni con prezzi bassi. Credo che l'evento in se stesso sia sconvolgente a tutti i livelli, per tutte le persone coinvolte. Collegata con noi da Roma c'è Cesira Cruciani, avvocatessa, madre di due ragazzi minorenni adescati su internet attraverso falsi profili. Buonasera, avvocato. Buonasera. Può raccontarci che cosa è accaduto ai suoi figli? Io ho due ragazzi di 15 e 13 anni che con il gruppo della classe si sono voluti iscrivere su Facebook e quindi li ho assecondati dando loro delle regole. Soprattutto quando chattavano, perché sappiamo benissimo che i ragazzi attraverso le chat possono essere attenzionati da adulti e quindi ho dato delle regole che loro hanno seguito. Soprattutto il piccolo si è trovato in un pomeriggio perché dopo le 20:30 non, in genere non stanno più in chat e è successo che è stato attenzionato da un falso profilo, una fotografia del figlio di Totti, Totti Schidda, e i ragazzi ovviamente tifando la Roma, parecchi compagni di classe lo avevano tra le amicizie. E un pomeriggio è successo che ha incominciato a fargli delle domande e a quel punto il bambino mi ha chiamato. E allora sono intervenuta io, ho guardato il profilo, non scriveva un buon italiano, quindi ho capito che si trattava di un sito straniero e quindi poi mi sono accorta che aveva parecchie amicizie straniere, non era un profilo vero. E a quel punto l'ho bannato e l'ho segnalato a un collega dei carabinieri che Senta, fa parte del gruppo di criminologia. Avvocato, lei segue tra l'altro altri genitori che hanno avuto storie simili alle sue. Lei è anche criminologa. Come reagiscono i genitori a episodi come quelli delle minorenni che si prostituiscono per soldi, vestiti, come abbiamo sentito stasera? Beh, certo, sono preoccupati perché chi è che non ha una buona capacità informatica di usare Facebook, le chat... e non controllandoli più volte mi hanno chiesto, visto che faccio parte del gruppo di criminologia, che abbiamo studiato casi appunto di minori attenzionati sulle chat, di fare un controllo anche sui profili dei ragazzi, perché ovvio i ragazzi non vogliono essere controllati, però molti profili sono aperti, quindi è possibile vedere delle fotografie che loro postano incautamente. Io quello che suggerisco sempre ai ragazzi è quello di non mettere fotografie, soprattutto alle ragazze che tendono di più a mettersi in mostra, perché non si sa mai, appunto, una volta che vengono messe in rete le fotografie, che tipo di condivisione o che diffusione possono avere, soprattutto ragazze che magari in costume al mare mettono fotografie. Ho visto più di una volta che poi vengono condivise o seguite. E non ci si deve fidare mai di nessuno. Ha ragione, quello... grazie, avvocato Cruciani. Ghiartini, ci sono dei
come dire, dei trucchi per evitare di farsi adescare? È un fenomeno che riguarda solo i social network oppure ormai questo è un fenomeno che dilaga? Social network è solo l'ultimo dei tanti media che si sono, dei tanti servizi che si sono susseguiti su internet, per cui in realtà da che c'è la rete e da che ci sono tecnologie di questo genere è facile essere adescati in questa maniera. Bisogna avere un certo buon senso che purtroppo non è sviluppato sul lato, diciamo, digitale della nostra vita. Cioè, come nessuno lascerebbe il figlio in centro a Milano da solo, però molti lasciano il figlio collegato a internet senza nessun controllo. In effetti è necessario riuscire a colmare quel gap tecnologico che c'è fra i figli e i genitori, e questo purtroppo è un problema culturale difficilmente superabile. Torniamo per un attimo alla vicenda di Roma, delle baby prostitute. Le ragazzine entrate nel giro della baby prostituzione facevano parte di un gruppetto ristretto di quattro amiche. Una parla in esclusiva a Linea Gialla. Ecco che cosa ci ha detto. Abbiamo conosciuto Serena, una delle ragazzine del quartetto indivisibile, di quello che secondo molti forma una banda nei Parioli, capitanata dalle due baby Lolita. E l'ho conosciuta a settembre dell'anno scorso. Vedevo che ogni giorno compravano una borsa diversa, andavano tutti i giorni al ristorante fuori, e queste cose prima non le facevano. Non avevano soldi per uscire, non avevano soldi per comprarsi borse né niente. Io se volevano andare a cena fuori gliela pagavo io la cena, perché mio padre comunque mi dava soldi, quindi un aiutino glielo davo, pure se gli serviva qualche soldo io glielo davo sempre. Poi un giorno mi ero rotta e gli ho detto: scusate, ma voi questi soldi da dove li prendete? Guardate, se non me lo dite io basta, vi dico ciao. E loro mi hanno detto: sì, è vero. È vero cosa? È vero che lo facevano, che si prostituivano. Facevano allora anche uso di droghe? Sì. Che tipo? Cocaina. Ma tu lo sai perché, insomma, vedevi che cambiavano gli attimi? Perché vedevano che c'avevano dei tic nervosi, poi ogni tanto tiravano su con il naso. C'avevano proprio tic nervosi. Poi erano aggressive tra di loro pure, si menavano, tutte queste cose qua. Poi è capitato pure che certe volte magari per una cavolata mi aggredivano pure a me. Su Instagram sono aumentate foto loro in pose? Non proprio con il seno di fuori, però comunque che si vedeva. Altre foto? Ma niente che faceva capire che lo facessero. Forse foto che mettevano verso le 5 del mattino dove dicevano: siamo distrutte, e qualcosa che faceva capire che avevano sniffato. Ti hanno mai parlato della casa in via Parioli 190? Io molto spesso sentivo che loro andavano a Viale Parioli. Gliel'ho chiesto, gli ho fatto: ma perché andate a Viale Parioli? È perché abbiamo affittato una casa per stare noi due insieme, da sole. Ho fatto: scusate, ma state tutti i giorni insieme, a che vi serve pure stare in casa da sole? No, niente, non niente. Io mi sono pure chiesta: ma un affitto, no? Un minorenne non lo può pagare, cioè bisogna avere la tutela di un maggiorenne o comunque qualcuno che glielo paga, che è più grande di loro. Loro hanno mai fatto nomi di uomini con cui uscivano, che avevano appuntamenti? Era magari soprannomi, tipo Mimmi. Poi, però gli sentivo spesso che dicevano il nome Nunzio. Dobbiamo vederci con Nunzio, ma noi andiamo. No. Che discoteche frequentavano? Palazzo dei Congressi, Spazio 900. E certe volte andavano con la madre di al room 26. Tu conoscevi le madri entrambe? Perché è uscito fuori che una delle madri la spingesse a fare quello che faceva, guadagnare soldi in quel modo. Sì, questo però proprio non lo sapevo. Infatti quando l'ho scoperto sono rimasta veramente allibita. Ho fatto: ma com'è possibile che la madre sia consenziente a quello che fa la figlia? Perché proprio vedevo che la madre gli stava, diciamo, addosso. Gli diceva: tu devi andare a scuola, tu devi essere come i tuoi compagni che studiano e tutto quanto, quindi pensavo che un minimo gli importasse della figlia. Questa la testimonianza di una delle amiche rilasciata alla nostra Roberta Rei. Che rapporto c'era tra queste amiche del cuore, Sara? Un rapporto malato? Un rapporto di complicità.
ostilità e non di alleanza. Fatto di autodistruzione e non di tentativo di migliorare l'altro. I nostri figli ci chiedono sempre aiuto, Salvo. Cerchiamo di ascoltare nella loro distanza da noi quanta richiesta di aiuto c'è. Professor Mastronati. Io vorrei comunicare questo alle famiglie senza allarmarle, che le indagini DOCS sono molto chiare, ovvero sia il 37% dei maschietti che viene uncinato in internet va all'appuntamento. Le femminucce per il 21% ci vanno, quindi attenzione, perché non è soltanto qualcosa che può capitare agli altri, ma può capitare ai nostri figli. Seguiamoli appunto dall'inizio, da quando sono nati, da quando cominciano ad essere più o meno adulti. Sulas, voglio concludere con te, che sei uno che naviga spesso su internet. Sì, sì, sì. Io voglio difendere invece la categoria dei genitori odierni, che sono stati colti impreparati, secondo me, sono stati travolti dalle nuove tecnologie, telefonini, internet, tablet, tutto quello che volete. Una volta ad un genitore che cosa bastava? Controllare il diario della figlia o del figlio. Se in tasca c'era qualche bigliettino con su scritto una frasetta, eccetera, era molto più semplice, se vogliamo, il controllo sui figli. Oggi, francamente, pensate che libertà ha dato il telefonino ad un ragazzo, ad una ragazzina. Voglio... Una volta in ogni famiglia c'era un telefono in casa. Se la figlia telefonava, o la figlia o il figlio, il genitore si accorgeva. Se no doveva uscire fuori, armarsi di gettoni, ma doveva comunque uscire. Oggi il compito del genitore, adesso scherzi a parte, è veramente cambiato ed è diventato enormemente difficile, secondo me. Deve prepararsi, ha ragione il perito, il tecnico lì che ci ha spiegato, è una generazione, i genitori sono rimasti una generazione indietro, debbono recuperare il terreno perduto e poi il match sarà alla pari fra genitori e figli, quindi fra controllori e controllati. Grazie a Gian Gavino Sulas, ovviamente monitoreremo ancora queste storie e questo tipo di emergenza, perché tale è diventata. Siamo arrivati in chiusura, vi volevo ricordare la campagna di Save the Children a sostegno dei bambini e delle famiglie colpite dal tifone nelle Filippine. È possibile contribuire attraverso il numero verde 800-98-8810 oppure con una donazione online sul sito di Save the Children /Filippine, come quello che vedete in sovraimpressione. È veramente tutto per questa sera. Ringrazio naturalmente tutta la squadra di Linea Gialla e naturalmente voi, amici telespettatori, per averci seguito fino a quest'ora tarda. Prossimo appuntamento con Linea Gialla martedì prossimo 21:10 sulla 7. Grazie ancora e buonanotte.